Apriamo il consiglio, passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi Alabiso Ariano Biondo Candigliota Carlone Cerquoni Ciancio De Chiara Di Egidio Ferrauto Giannone Giuliano Gugliotta Guido Bunnella La Zazzera Pompei Principato Rinaldi Tosatti Toti Tripputi Vitrotti Zitoli Nomino i scrutatori odierni, la consigliera Alabiso, il consigliere Rinaldi e la consigliera Biondo. Presenti 16 consiglieri, assente giustificato il consigliere Ciancio e il consigliere Giuliano. Presidente, chiedo scusa, volevo chiederle Prego. L'anticipo della discussione del terzo punto e del secondo punto, visto che l'assessore De Santis ci aveva chiesto di poter intervenire su questi due atti e dopo mi ha detto che ha un impegno diciamo, istituzionale, quindi se era possibile anticipare il 3, 2, 1. Il punto numero 3? Sì, 3, 2 e poi 1, grazie. Sì, ci sono problemi? No? Va bene? Sì, hanno chiesto cortesemente di poterla anticipare. Anche se non sono d'accordo, vado uguale. Va bene, allora passiamo al punto numero 3. Mozione avente ad oggetto intitolazione del giardino tricolore della libertà e della Costituzione repubblicana a Tina Costa. Relatore? Cortesemente se... Grazie Presidente. Allora, proposta di mozione intitolazione del giardino della libertà e della Costituzione repubblicana a Tina Costa. Allora, come intanto saprete, di fronte all'ingresso del municipio è presente un giardino che abbiamo complessivamente iniziato a riqualificare già dallo scorso anno. Il punto specifico è dove vedete le panchine di colore arcobaleno. In particolare quella parte di giardino è stata, tra virgolette, rimessa a posto, sono state colorate le panchine e l'area è stata intitolata a Marcella Di Folco, la quale era un'attivista del movimento LGBT, prima era Marcello, poi è diventata Marcella. Ed è avuto anche una storia piuttosto travagliata, è stato quando ancora era di sesso maschile, attore anche con Fellini, con Rossellini, poi ha fatto il cambio di sesso e per tutta la sua vita restante, ci ha lasciato non tanto tempo fa, ha portato avanti questi diritti civili fondamentali.
Accanto a questa porzione di giardino ce n'è un'altra, proprio di fronte all'ingresso del municipio, laddove c'è il giornalaio per intenderci, è un'area che andrà rimessa a posto. Coloreremo le doghe, diciamo, delle panchine di quell'area con il colore, con il tricolore, come da atto di giunta. Poi vedo qui l'assessore, che ringrazio, e magari ci potrà parlare anche di questo successivamente. E vorremmo intitolare, perché nostra ferma convinzione è già da un po' di tempo in questo senso, intitolare quell'area, cioè, di giardino fronte municipio, a Tina Costa. Tina Costa ci ha lasciato a marzo. Io non ho avuto, diciamo, la fortuna di poterla incontrare personalmente, però, e non sono probabilmente neanche tanto indicato a descrivere un profilo di Tina Costa. Io penso che qui in aula, tra il pubblico, sicuramente c'è qualcuno che saprà e potrà farlo meglio di me. Io quello che vorrei dire semplicemente è un po' ricalcare i passi fondamentali della sua vita, ma soprattutto in riferimento a un dato che per me è fondamentale. Qual è questo dato? Il dato è la libertà di pensiero. Lei è stata una grande attivista, una grande rivoluzionaria, dotata di libertà assoluta di pensiero, in contrapposizione a una frase che ho sentito in un convegno non molto tempo fa, in cui c'era un giornalista che ci parlava invece di pensiero prigioniero o pensiero occupato. Ecco, Tina Costa era esattamente il contrario, aveva questa grande libertà di pensiero che le permetteva di dire assolutamente quello che voleva, e questa libertà ha un costo in fatica, ha un costo in tempo, perché la libertà è faticosa, e quindi prenderla e richiederla, più prenderla che richiederla effettivamente, ha un senso sociale e civile molto forte. Fin da bambina fu osteggiava, tra virgolette, il regime fascista perché rifiutò, per esempio, di vestirsi come il tempo richiedeva, a scuola in particolare. Successivamente ha avuto un ruolo di staffetta durante la Seconda Guerra Mondiale, anche prima, perché cominciò fin dalla fase in cui lei era, cioè cominciò dall'Etiopia ad avere questa attività, ma anche questa attitudine. Ed è stata una testimone fondamentale della libertà repubblicana, quindi in forza alla libertà che la Repubblica poi ci ha garantito a tutti quanti a seguito della resistenza e della liberazione dal nazifascismo. E poi è stata anche membro del direttivo, fino a quando non ci ha lasciato, dell'ANPI. E io credo che noi abbiamo questo tipo di costituzione, abbiamo questo tipo di retaggio culturale, questa libertà, perché gente come Tina Costa ha combattuto per noi. E quindi ci è sembrato il minimo, diciamo, omaggiarla in questo senso, proponendo un atto di intitolazione a suo nome del giardino qui di fronte, come segno che la pubblica amministrazione, in questo caso il settimo municipio del Comune di Roma, ha fatto e farà. E io non aggiungerei più di tanto altro, Presidente, perché solo fatto che possiamo essere qui a parlarne è perché godiamo di una certa libertà di tipo democratico, e questo è grazie a persone come Tina Costa. Grazie. Grazie, consigliere. La parola all'assessore, prego. Questo funziona? Ok.
Grazie per aver accolto anche questa richiesta di inversione dei punti che mi permette di conciliare la mia presenza qui con l'attività che devo svolgere necessariamente con gli uffici prima che ci sia la chiusura delle attività, perché abbiamo delle scadenze fondamentali. E invece ci tenevo particolarmente ad essere qui presente perché ho avuto la fortuna di conoscerla Tina Costa quando il 25 aprile del 2017 da ultimo abbiamo percorso insieme la manifestazione nella quale ho rappresentato il nostro municipio in occasione appunto della manifestazione nella giornata della liberazione, la storica manifestazione partigiana di Porta San Paolo, e la sua vitalità nonostante l'età avanzata è stata da sempre un esempio sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista morale, quindi questo mi rende particolarmente onorata e felice di poter assistere oggi a quella che immagino sarà poi l'approvazione di questa mozione per intitolare questa parte del giardino ad un'altra figura di donna importante, perché al di là della vita personale, che comunque è di per sé biograficamente un dato rilevantissimo in quanto poi ognuno di noi ha una sua responsabilità personale in quello che fa e in quello che non fa nella propria esistenza, diciamo che ha anche un valore simbolico importante e quindi non è solamente Tina Costa, ma sono tutte le Tine Costa di qualunque genere per l'appunto che insieme con lei vivranno in questo giardino, esattamente come tutte le Marcella di Folco vivranno insieme con lei nell'altra parte del giardino. Ed è interessante anche ricordare l'ultima apparizione pubblica di Tina Costa, che è stata proprio in occasione del Gay Pride dello scorso anno, a testimonianza di quanto questa libertà di pensiero e di questa rivoluzione permanente al di fuori di qualunque schema convenzionale, di qualunque stereotipo di genere, fosse legata alla sua vitalità. Vitalità che ha anche dimostrato sempre nell'attività educativa, di testimonianza attiva e di educazione civica alla partecipazione con le giovani e giovanissime generazioni all'interno delle scuole. Un'attività che poi tanti e tante testimoni hanno continuato a portare avanti, ecco, veramente fino al momento poi di lasciarci, poiché purtroppo queste generazioni ci stanno biograficamente inevitabilmente abbandonando. È particolarmente importante, sono anche molto felice di vedere tra il pubblico persone di tante età, in modo particolare alcuni studenti con cui abbiamo portato avanti un percorso durante l'intero anno scolastico con la comunità educante diffusa e la settimana della scuola pubblica del settimo municipio, che volutamente abbiamo deciso iniziasse il 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la difobia e la transfobia, e si concludesse il 4 giugno, che invece è l'anniversario della liberazione di Roma, e che ci tenevamo particolarmente che quest'anno venisse celebrato in modo particolarmente importante e rilevante, visto che per la prima volta il Gonfalone Romano lo celebra con la medaglia d'oro al valore militare che la scorsa estate il Presidente della Repubblica ha conferito alla città di Roma proprio per la resistenza romana. E quindi diciamo una seconda medaglia d'oro all'interno della nostra città, la prima per la Repubblica ottocentesca e la seconda invece per la resistenza, ma per il nostro municipio un'ulteriore medaglia d'oro rispetto a quella al merito civile per il Quadraro. Ed è stato quindi proprio lì che abbiamo voluto concludere questa settimana ricordando questo momento importante, di cui oggi per me è veramente il coronamento attraverso questa mozione. Per questo vi ringrazio. Grazie assessore. Interventi? Non ci sono interventi. Prego, consigliera Biondo. Buon pomeriggio a tutti, grazie all'assessore per il suo intervento. Non era una contrarietà rispetto, diciamo, per fare uno sgarbo, ma semplicemente perché noi riteniamo che fosse più importante la sua partecipazione su una proposta di delibera popolare firmata da tanti cittadini di questo municipio, e quindi diciamo volevamo semplicemente ribadire l'ordine delle priorità, ma comunque va bene così. Noi abbiamo avuto il piacere di incontrare Tina Costa più volte, ma soprattutto voglio ricordare in quest'aula la prima manifestazione che è stata organizzata proprio
dal coordinamento antifascista e antirazzista di questo municipio, che oggi ha portato alla nostra attenzione questa delibera di iniziativa popolare, perché l'11 novembre del 2017 eravamo a Piazza Re di Roma insieme a molte persone che sono oggi in quest'aula per denunciare una serie di atti di violenza e di intimidazione che sempre più spesso erano e sono frequenti nel nostro municipio. E in quell'occasione, che sembrava semplicemente una manifestazione di un gruppo di quartiere e di alcune associazioni, invece Tina Costa ci fece il grande onore di essere presente a voler testimoniare che le battaglie per ribadire i valori della Costituzione, della democraticità di questo paese e dell'antifascismo sono sempre valide, sia che si facciano con grandi celebrazioni, sia che si facciano a livello territoriale, comunale, di piccole associazioni. E penso che ricordiamo tutti, questo per rispondere al capogruppo del Movimento 5 Stelle, noi per questo abbiamo avuto l'occasione di incontrarla, ci dispiace che lei in quell'occasione non fosse presente, perché era una manifestazione di tutto il municipio, tant'è che venne anche la presidente di questo municipio e l'assessore. E però in quell'occasione Tina Costa ci disse delle parole importanti che noi oggi, nel momento in cui andiamo ad intitolare un giardino alla sua memoria, e chiaramente diciamo la premessa è che il Partito Democratico voterà favorevolmente a questa mozione, dobbiamo però ricordare. Io me le sono segnate perché quel giorno appunto ero presente e me le scrissi, e ve le voglio rileggere perché lei ci testimoniò delle parole che aveva usato qualche anno prima alla Camera dei Deputati Piero Calamandrei, che diceva, a proposito appunto delle cerimonie ufficiali e delle celebrazioni, nel 1953 davanti al Parlamento italiano diceva: «Non rammaricatevi dai vostri cimiteri di montagna se giù al piano, nell'aula ove fu giurata la Costituzione, murata col vostro sangue, sono tornati da remote caligini i fantasmi della vergogna, troppo presto li avevamo dimenticati». Ecco, oggi commemorare la memoria di Tina Costa significa anche sapere che in questo paese, in questa città e al governo di questo paese stanno tornando queste persone che ci ricordavano nel 1953 Pietro Calamandrei, e che 3 anni fa ci ha ricordato Tina Costa a Piazza Re di Roma. E oggi non bisogna semplicemente dedicare dei giardini, ma bisogna avere il coraggio di atti politici seri, perché la resistenza 60 anni fa, 70 anni fa, 80 anni fa era sulle montagne. Io penso che oggi noi dobbiamo ribadire che la resistenza in questo paese si fa sulle coste e nei confronti di persone che cercano di arrivare nel nostro paese, come sta succedendo in queste ore alla Sea Watch, e che questo governo, pilotato dalla Lega ma complice il Movimento 5 Stelle, sta abbandonando in mezzo al mare. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Prego, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Voglio contribuire a questa discussione perché, oltre a quanto ha ricordato la consigliera Biondo, ho un ricordo molto forte della compagna Tina Costa. Abbiamo condiviso alcune battaglie, e ogni volta che l'abbiamo ritrovata in alcune occasioni, quello che ci lasciava era una lucidità sorprendente nonostante la sua età. Ricordo non poco più di neanche un anno fa le sue parole di preoccupazione nei confronti della situazione politica italiana. Parlava di un salto nel buio, ma un buio forte, diceva lei. Attenzione, perché non sappiamo dove andiamo, perché se si grida con questa facilità all'impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica, c'è un problema di stabilità e di tenuta democratica di questo Paese.
e detto da chi come lei si è battuta, qualcuno lo ricordava, per difenderla e per riconquistarla quella libertà, ovviamente erano parole che ti facevano riflettere e che fanno ancora riflettere. Ho sentito dire che c'è qualcuno che non ha avuto modo di conoscerla. Io apprezzo molto invece il racconto che hanno fatto alcuni giovani produttori e hanno raccolto in un documentario che si chiama Di lotta si vive, che è un documentario che sta girando già da diversi anni e da diverso tempo nelle scuole, che è stato, diciamo, rappresentato all'interno e grazie anche al sostegno della SPI-CGIL è riuscito a portare, diciamo, dentro i luoghi dove deve andare, ma non sarà mai troppo, è riuscito a portare alla memoria la resistenza e la lotta anche di altre persone, no? Ricordo qui Giovanna Marturano, che penso tutti noi conosciamo, ma c'è chi ancora riesce a trasportare nelle celebrazioni che si fanno, più o meno abbiamo ancora nel nostro municipio una staffetta partigiana che immagino conoscete, Teresa Vergalli, che ogni volta, così come faceva Tina Costa, può essere presente per portare la sua testimonianza, non si tira mai indietro, lo fa entrando nelle scuole e ricordando a tutti noi il motivo per cui ne è valsa la pena fare quel sacrificio e subire quelle ingiustizie e quei dolori che oggi noi possiamo solo sentirci raccontare. Quindi questo è quello che significa per noi Tina Costa, significa il passato, ma significa sempre un richiamo al presente, che non ci possiamo permettere di nasconderci, perché se così è vuol dire che invece tutti quegli insegnamenti a un certo punto si perdono da qualche parte. Quindi rispetto al suo ultimo richiamo che ci ha fatto appunto poco prima di non averla più con noi, siamo ancora più entusiasti di accogliere una proposta che la ricorda in un luogo che ovviamente sarà ancora da mettere a posto, da quello che ho capito, quindi non era, diciamo, in una progettualità, forse, non lo so. Unica cosa che ci tengo a dire è che Tina Costa veniva sempre alle sue manifestazioni con il fazzoletto dell'Ampi. Ecco, mi sarebbe piaciuto avere un tavolo di discussione, però, in cui noi, e era uno dei suoi richiami, dobbiamo unire le forze, diceva, perché di fronte a quello che ci abbiamo è un modo di ritrovarci in cui tutte le forze politiche e non devono poter ritrovarsi insieme, e forse un tavolo municipale, una commissione cultura in cui si mettono in fila le tante esperienze che ci sono state sul nostro territorio, le tante esperienze che possiamo ancora ricordare, sarebbe stato bello condividerlo magari insieme questo percorso, perché appunto chi non ha avuto modo di conoscerla invece avrebbe avuto modo anche di ascoltare, chi ha avuto invece l'onore di ascoltare delle testimonianze dirette. Quindi questo magari è un invito per quello che verrà, visto che quello che c'è stato è avvenuto in un altro modo, e quindi con questo comunque vi ringrazio. Altri interventi? Non ce ne sono. Passiamo, prego consigliere. Sì, grazie presidente. Era solo per così, volevo manifestare un mio piccolo rammarico nell'aver ascoltato queste parole che nonostante l'occasione poteva essere un momento, di incontro, invece il Partito Democratico è riuscito a dividere ancora, e mi dispiace perché invece doveva essere un momento in cui poteva essere apprezzato un impegno, anche se formale, di poco impegno, appunto, quello di un'intitolazione, ma era sicuramente un momento importante. Voler ricordare una persona significa
volere in qualche modo riconoscerne chiaramente il valore, riconoscerne l'ampiezza, riconoscere lo spessore e in qualche modo impegnarsi a riconoscerlo pubblicamente. L'incipit, mi dispiace, è stato fatto con al discorso che ho sentito dall'altra parte, mi è sembrato invece un po' carico di livore, insomma, e se si vogliono unire le forze, cosa che noi abbiamo sempre chiesto a tutte le forze politiche, per sedersi ad uno stesso tavolo, sedersi a uno stesso tavolo significa farlo senza preconcetti. Quindi questo lo sapete, da parte nostra c'è sempre stato, ci sarà sempre e quindi il posto al tavolo è sempre lì, la sedia è sempre pronta, è sempre vuota, basta volersi sedere, ripeto, senza preconcetti. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ce ne sono? No, non mi sembra. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Soltanto per rispondere al consigliere Giannone, ovviamente noi su questo atto, come ha detto sin dall'inizio la consigliera Biondo, siamo più che d'accordo, siamo felici di votare favorevole e spero che il Consiglio apprezzerà insomma, il fatto che ci sia un'unanimità da parte nostra su tutti i passaggi pregnanti, almeno politicamente parlando, da qui agli ultimi mesi e anni. Dopodiché è lecito e credo anche legittimo, non dico introdurre un meccanismo di polemica, però è anche legittimo esprimere delle perplessità. Dal momento in cui questo tavolo di incontro, questa richiesta di sottoscrizione a noi non è arrivata, ci sono arrivati degli atti sullo svuota cantine e sui punti di risparmio, quindi con tutto la buona volontà e il buon senso sarebbe stato anche accettabile da parte nostra, insomma, e avremmo accolto sicuramente con maggior favore l'ipotesi di dialogare in commissione su questo atto, come su altri atti ad esempio invece avete fatto. Quindi noi siamo favorevoli, lo ribadisco in dichiarazione di voto, però insomma chiedere adesso di accettare, ratificare senza neanche esprimere un parere mi sembra un po' troppo. Grazie. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà a favore, non solo perché quest'atto l'ha presentato, ma perché ha un suo senso anche a livello territoriale ed è un senso che riscontro purtroppo con difficoltà dall'altra parte dei banchi, che anche su questi temi io sottoscrivo ogni singola parola del consigliere Giannone, sta qui per dividere. Per ricordare degli episodi di comodo, come potrei fare io tranquillamente dicendo che le discussioni avvengono se in commissione si viene, per esempio, ma non mi sembra tanto il caso del Partito Democratico. Però io vorrei accendere qua e spegnere immediatamente la polemica perché non è davvero il giorno. Grazie. Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Con 16 voti favorevoli, l'atto si intende approvato all'unanimità. Grazie. Passiamo alla proposta di deliberazione avente ad oggetto attuazione della dodicesima disposizione transitoria finale della Costituzione italiana, contrasto a qualunque attività di stampo fascista e o razzista. Che succede?
un secondo di attesa. È stato chiesto anche l'anticipazione della mozione avente ad oggetto rispetto e promozione dei valori della resistenza in relazione alla 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana. Abbiamo qui degli emendamenti presentati dalla consigliera Biondo e la consigliera Biondo, la consigliera Vidrotti e il consigliere Di Egidio, quindi del Partito Democratico, e poi abbiamo gli emendamenti del Movimento 5 Stelle. Quanti sono? Sei? Questi sono sei emendamenti. Sì. Allora passiamo all'illustrazione degli emendamenti. La mozione. Allora, mi scusi, prego. Ti chiedo 3 minuti di sospensione perché credo che bisogna fare le copie degli emendamenti anche per tutti. Allora, facciamo una cosa, adesso nel frattempo presentiamo la mozione. Ok. Il Banco della Presidenza provvede alle copie. Allora, relatore, prego consigliere. Grazie Presidente, allora questa mozione che vedrà per l'appunto degli emendamenti, intanto io vi racconto qual è lo stato attuale, è direttamente correlata in realtà alla delibera che discuteremo successivamente, perché come ho già avuto modo di dire in commissione quando discutemmo per l'appunto la delibera di iniziativa popolare, la delibera dal punto di vista tecnico ha dei profili abbastanza complicati, nonché dei pareri negativi da parte degli uffici, quindi tecnicamente ho già espresso il mio parere in quella sede. Questa mozione invece, essendo un atto di indirizzo e non un atto mandatario tra virgolette, ha maggiore libertà e sicuramente ci consente di esprimere comunque il nostro sentire e i contenuti, che possono essere sia di ambito politico sia di ambito civile, al di fuori di costrizioni di tipo tecnico. Ecco perché è nata questa mozione. Allora, leggo intanto l'oggetto: rispetto e promozione dei valori della resistenza in relazione alla 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana. Abbiamo lungamente, come dicevo prima, già discusso in commissione tutti i profili. Io, per lasciare spazio in realtà alla discussione, che mi aspetto sia piuttosto ampia e interessante, vado semplicemente a leggere quelli che sono attualmente i 2 punti che sono previsti dall'impegno di questo atto, in modo che poi durante la discussione si possa discutere cioè nel merito, come anche poi rispetto al punto successivo che la delibera. Il Consiglio del Municipio VII impegna la Presidente e la Giunta Municipale di adottare tutti gli atti di propria competenza affinché, e sono 2 i punti che presenta questa attuale versione della mozione. Il primo punto dice: si è escluso l'utilizzo di sale municipali, l'occupazione di spazi pubblici, le concessioni di spazi pubblici e la concessione di patrocini a soggetti che non garantiscano il rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione e che professino e o pratichino comportamenti estremisti, fascisti, razzisti, omofobi
e omofobi, transfobici e sessisti. Il secondo punto invece recita: sia stipulato un protocollo d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado del Municipio Settimo per promuovere iniziative di educazione alla cultura dell'accoglienza, della solidarietà, della sicurezza e della legalità, della conoscenza della Costituzione e dei valori della Resistenza. In particolare è fondamentale c'è la presenza dell'assessore in questo, è per questo che abbiamo anticipato anche questo atto, perché nel secondo punto si parla di protocolli con le scuole e in questo ci darà, credo, più tardi qualche informazione in più. Allora, io vado semplicemente in conclusione dicendo che comunque abbiamo cercato di cogliere quello che era il senso dell'atto di iniziativa popolare al netto delle questioni tecnicamente complicate e forse anche difficilmente applicabili. Con l'atto deliberativo quello che c'era scritto era piuttosto dubbio, ma ne abbiamo parlato e discusso in commissione ampiamente anche con chi vedo oggi tra il pubblico. Per questo io chiudo qua questa parte di discussione e ringrazio tutti. Grazie, altri interventi? Presidente, ci può chiarire come adesso la discussione come va avanti, cioè se si discute prima? Adesso sì, aspettiamo un attimino le copie degli emendamenti e poi li discutiamo. Un secondo, se vogliamo. Dobbiamo attendere qualche minuto. Scusi Presidente, intanto possiamo intervenire eventualmente sull'atto così com'è senza emendamenti? Certo, sì, ho chiesto infatti se c'erano altri interventi, prego. Prego consigliere. Dunque, auspico ovviamente che il testo che è stato presentato sarà integrato e ovviamente ringrazio tutti i cittadini presenti oggi qui. E anche a fronte di un percorso partecipato che è stato fatto, io l'ho seguito anche personalmente in commissione e quindi le aspettative secondo me sono grandi e non possono essere deluse dall'atto su cui io già da adesso dico che come Partito Democratico ovviamente trova il nostro accoglimento, il nostro consenso. Ovviamente ci auspichiamo che gli emendamenti e questa fase di limatura finale possa permettere di giungere a un risultato ben più ambizioso e migliore. In questo intervento, anche in attesa dei documenti, però permettetemi anche di esprimere una mia opinione personale, anche un po' forse cruda da un punto di vista politico, in quanto potrà sicuramente dare adito a delle polemiche che ovviamente io non faccio a titolo gratuito, nel senso non faccio pour parler, io sto cercando di dare un contributo alla discussione in quanto cittadini negli ultimi mesi hanno dedicato il loro tempo, la loro passione, il loro impegno per un atto che in commissione, come avete visto, insomma, è stato poi, si è arenato, in termini burocratici. Io credo che sia un po', e su questo ripeto, sarò un po' crudo, un po' triste, un po' paradossale trovarci oggi a una discussione anche con dei cittadini presenti in consiglio di due atti che sono molto molto simili. Fatto sta che anche la Presidente, per sbaglio, si è anche confusa prima nel discuterli e devo dire che come istituzioni io mi sarei aspettato, e questo l'ho detto anche di persona a tanti dei presenti qui, mi sarei aspettato che la maggioranza, la Giunta, la Presidenza,
il Consiglio intero uno sforzo maggiore, uno sforzo per andare oltre, diciamo, quelli che definiamo, che ha definito anche il consigliere che mi ha preceduto, problemi burocratici, amministrativi. Insomma, abbiamo parlato anche molto a lungo, obbligatori, non vincolanti. Io, diciamo, mi aspettavo anche come consigliere d'opposizione che ci si potesse assumere una responsabilità politica sull'atto presentato dai cittadini e quindi non una riformulazione che io definisco per ora mutilata, ma non credo neanche che tutti gli emendamenti, che sono molto speranzoso di carattere, io sono abbastanza ottimista, però non credo che gli emendamenti di cui ho sentito, noi come Partito Democratico con la consigliera Biondo e Vitrotti, abbiamo anche presentati altri sperando di dare un contributo, ripeto, non polemico ma contenutistico, sostanziale alla discussione, credo che non riusciremo ad arrivare al risultato che portava con sé la deliberazione di iniziativa popolare. Quindi vedere, ripeto, come secondo punto all'ordine del giorno una mozione molto timida, una mozione che sembra un facsimile sbiadito che si è perso per strada dei punti nodali, secondo me, di quella che era la discussione che oggi dovevamo affrontare, insomma, mi sembra un po' uno schiaffo a quella passione civica che io ho visto nell'operato dei cittadini che hanno raccolto le firme. Insomma, questo lo dico veramente con sincerità. Tra i contenuti che mancano, io mi auspico, siamo in attesa di questi emendamenti, mi auspico che verranno reintegrati nell'atto che andremo ad approvare come consiglio, sicuramente c'è la promozione di un regolamento, di quel regolamento che serviva a restituire all'uso pubblico le occupazioni abusive di proprietà pubblica da parte di associazioni che violano la Costituzione richiamandosi ad ideologie di stampo fascista. Cioè, per noi e per i cittadini che hanno fatto di tutto per quest'atto, era vincolante, era fondamentale, era importante avere questa garanzia dentro l'atto, perché tutti i giorni, al di là adesso di quest'aula, dell'impostazione politica che tutti abbiamo, passiamo a Via Taranto, passiamo nelle mille, diciamo, umiliazioni che proprio da cittadino uno deve vedere, e quindi uno sperava che un consiglio, un'amministrazione, un'istituzione si prendesse la responsabilità politica di andare oltre gli alibi amministrativi per arrivare a Dama e quindi riuscire a dare una linea chiara del municipio contro queste occupazioni abusive. Due, e mi auguro che su questo gli emendamenti faranno veramente il loro lavoro, tra virgolette, cioè di emendare. La Presidenza e la Giunta era stata impegnata ad attivarsi per la rimozione di scritte e affissioni di apologia fascista. Io mi auguro che, e spero che in questi emendamenti veramente troveremo garanzie su questo. E tre, cosa che da quello che ho sentito dai rumors, diciamo, pre-votazione non sembra emergere, la garanzia dell'esclusione dai bandi, o meglio, la partecipazione vincolata alla dichiarazione da parte del richiedente di riconoscersi e rispettare la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione. Quindi io adesso chiudo e dico, capisco bene, insomma, che da questa amministrazione in generale, non parlo neanche in generale di questo municipio, da questa amministrazione romana non ci si poteva aspettare, non ci si può aspettare in generale più di tanto, visto come è ridotta la città in tutti i suoi aspetti, visto i riferimenti nazionali che giustamente la collega Biondo citava prima, i riferimenti al governo nazionali. Ecco, capisco che non possiamo chiedere troppo, però almeno su queste vicende speravo che si potesse fare una quadra, e invece c'è questo ordine del giorno, questi due atti, uno un po' più zoppicante, uno mutilato, uno più sbiadito, che chiaramente, a mio parere, anche da cittadino prima che da consigliere, è un po' un triste spettacolo. Grazie consigliere, altri interventi? Un secondo, che sono arrivate le copie degli emendamenti.
Allora, procediamo con l'esposizione degli emendamenti. La copia... Ah, non l'avevo visto perché con la manina... No, tardo, l'ho visto. Prego, consigliere. Ma... Se oltre a parlare e a enunciare frasi riuscissimo a mettere anche un po' di contenuto, vorrei ricordare che il 7 giugno 2019 questa amministrazione ha iscritto la città di Roma all'anagrafe antifascista della città, quindi la volontà, cioè, di cosa stiamo parlando, cosa c'entra la situazione della città e i problemi con l'antifascismo e le regole? Io veramente certe volte non capisco se gli interventi sono per dare, aiutare a capire o se invece sono strali buttati lì per agone politico, non capisco realmente, cioè io penso che tutti gli anni riusciate a vederci, no? Impegnati direttamente con le scuole al Quadraro, abbiamo fatto un murale, se abbiamo cercato di in qualche modo essere presenti con la nostra, presenza istituzionale proprio per dare un segnale alla cittadinanza, e adesso sento queste parole. Allora, il tema è un altro, lo abbiamo affrontato in commissione, abbiamo ascoltato i cittadini, i proponenti della deliberazione e abbiamo anche ricevuto un parere tecnico negativo, che se ne dica, gli uffici diciamo, del municipio danno il supporto tecnico amministrativo per poter prendere le decisioni, e in base a quello noi ci siamo, avendone anche riparlato, ci siamo attenuti. E come avevo già anticipato in commissione, però, siccome la delibera conteneva delle indicazioni che ci vedevano, come dire, favorevoli, per non buttare tutto, visto che la delibera di iniziativa popolare non è emendabile, ci siamo già da subito resi disponibili nel accogliere quei punti. E i punti che sono scritti in questa mozione fanno parte di quella parte che noi abbiamo ritenuto accoglibile, al netto di tutte quelle che non sono fattibili dal punto di vista amministrativo o non sono fattibili per mancata competenza. Ok? Dopodiché con gli emendamenti abbiamo aggiunto, su suggerimento, su richiesta dei cittadini, che ringraziamo ancora sia per la loro presenza qui che per la loro presenza in commissione, abbiamo riapprofondito e abbiamo... Io li ascolto i cittadini, perché se non li avessi ascoltati oggi avrei portato una mozione così com'era, invece siccome io li ascolto abbiamo accolto le richieste che secondo noi sembravano essere assolutamente in linea con la nostra idea. Ok? Quindi adesso presenterò gli emendamenti. Presidente, potete avere, volevo fare un intervento un'idea sulla discussione generale, poi presentiamo. Sì, certo, certamente. Dopo ci saranno gli emendamenti. Prego, consigliera Biondo. Grazie, Presidente. Io intanto voglio premettere che oggi sono un po' arrabbiata, ma sono felice, perché il tempo è galantuomo e noi eravamo qui a discutere esattamente questa, una mozione molto simile a questa il 20 giugno del 2018, ovvero esattamente un anno fa, dato che parliamo di date, e quella mozione è stata respinta. Il fatto che oggi, a distanza di un anno, la maggioranza di questo municipio invece faccia sua una richiesta, una proposta e un'esigenza di questo territorio, ovvero di dire delle parole chiare sul tema dell'antifascismo in questo territorio, è comunque una buona notizia, e penso che questo noi lo dobbiamo riconoscere. Meglio tardi che mai, e quindi ne parliamo oggi e va bene lo stesso. Voglio però dire alcune questioni. La prima, dato che il consigliere Giannone ha citato alcune date, lei ha detto il 7 giugno, è vero, il Movimento 5 Stelle ha approvato la delibera per la mozione per iscrivere il Comune di Roma all'anagrafe antifascista,
che era una mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico in Campidoglio, e anche in questo caso noi siamo contenti quando vi rifate ad una storia di questo paese che molto probabilmente non è la vostra, ma nella quale vi volete riconoscere anche voi, perché l'antifascismo non è del PD, del Movimento 5 Stelle, di qualcuno o di qualcun altro. L'antifascismo sta scritto nella nostra Costituzione e su questo ce ne dobbiamo fare tutti una ragione. Mi scusi, ma un secondo, non sono possibili le riprese e le foto, scusatemi. Prego. Dato che fuori da qui c'è qualcuno che invece questi principi prova a scardinarli. Però voglio anche ricordarvi, quando ci dite che su questo noi vi abbiamo sempre trovato alleati, che purtroppo non è così e che speriamo che invece sia così a partire da oggi, perché sono andata a cercare tutti gli atti che durante questi due anni in Consiglio abbiamo presentato su questi temi, a partire dalla mozione del 20 giugno che parlava proprio di attuazione della 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione, e poi che avete bocciato senza proporre in quell'occasione un anno fa degli emendamenti che la potessero modificare o migliorare. Abbiamo chiesto il 5 luglio del 2018 che il Comune di Roma si costituisse parte civile dopo l'aggressione che c'era stata da parte di organizzazioni neofasciste alla sezione del Partito Democratico di Via Chiovenda, per chiedervi di stare da quella parte, e l'avete bocciata. Abbiamo chiesto al Municipio di costituirsi parte civile quando il 3 settembre del 2018 c'è stata un'aggressione fascista ai danni del fioraio di Via Lemonia, abbiamo organizzato una manifestazione davanti a quel fioraio e questo Consiglio l'ha bocciata. Abbiamo chiesto di esprimerci tutti quanti contro l'intitolazione di una via a Giorgio Almirante nella discussione che c'era in quella discussione. Abbiamo chiesto, dato che oggi si parla anche di questo, il 10 settembre, non c'è da ridere però, non c'è da ridere. Cortesemente, consiglieri, grazie. Lasciate parlare la consigliera, grazie. Voi oggi siete felici perché avete cambiato idea, io sono felice con voi e non lo dico in polemica, lo dico sinceramente, perché quando qualcuno decide in un'aula consigliare, non in una riunione, in un comunicato stampa, in un post su Facebook, di rispettare la Costituzione della Repubblica, è una notizia per tutti, soprattutto in questo periodo, in questo paese, con questo governo. Però abbiamo anche chiesto, abbiamo fatto diverse mozioni per chiedervi di rimuovere con priorità alcune scritte offensive inneggianti al fascismo, penso a Viale Castrense, penso a Via Taranto e ad altre che oggi non ricordo, e anche quelle sono state bocciate da quest'aula. Allora, promettere oggi di fare delle cose quando abbiamo avuto la possibilità più volte in questo Consiglio di discutere quelle questioni e voi non avete detto sì però, avete detto no, l'avete bocciate all'unanimità del Movimento 5 Stelle, su questo votando con i nostri colleghi di opposizione che oggi si sono ben guardati dall'essere presenti in quest'aula, mi riferisco alla Lega, a Fratelli d'Italia e a Forza Italia. Perlomeno oggi, invece di essere prepotenti e di rivendicare qualcosa, dovreste dire forse in passato abbiamo sbagliato, da oggi vogliamo intraprendere un percorso comune che ci porti in un'altra direzione. Questo dovreste dire oggi. Voglio dire un'altra cosa, lo diceva prima il consigliere D'Egidio. Avete avuto delle perplessità e abbiamo ricevuto delle osservazioni da parte degli uffici sulla delibera di iniziativa popolare. Benissimo, io non sto dicendo che qualsiasi cosa arriva da fuori di qui a quest'aula debba essere approvata così com'è. C'è però una differenza sostanziale sullo strumento che voi avete scelto, perché come sapete, mentre una delibera è direttamente esecutiva e quindi impegna direttamente tutte gli enti e le istituzioni preposte a garantire ciò che quella delibera ha come oggetto, e quindi saremmo usciti da questo Consiglio approvando quella o un'altra delibera che diceva quelle stesse cose con un atto cogente immediatamente, noi oggi ci ritroviamo ad approvare una mozione che è un atto di
indirizzo e di impegno nei confronti della Giunta, che può tranquillamente, come è successo tante volte in passato, in questa e in tante altre amministrazioni precedenti, rimanere inascoltato senza che ci sia nessuna conseguenza. Quindi, come al solito, stiamo semplicemente dichiarando cosa vorremmo fare, ma non ci stiamo assumendo nessuna responsabilità rispetto al fatto che queste cose effettivamente verranno fatte. Sarebbe stato, da questo punto di vista, più rispettoso anche del lavoro che tanti hanno fatto fuori di qui, perché quando un anno fa è stata bocciata la mozione presentata dal Partito Democratico, perché era presentata dal Partito Democratico, noi abbiamo alzato le mani, e se era più utile che venisse presentata da tanti cittadini, era giusto così, perché in tanti hanno lavorato, in tanti che non hanno niente a che fare con il Partito Democratico si battono da ben prima che io nascessi su questi temi. Ma nel momento in cui arriva una proposta di iniziativa popolare, in cui si sono raccolte le firme in giro per il municipio, sono state autenticate, sono state protocollate, sono state richieste vari incontri, mi risulta, a questa maggioranza e a questa giunta su questi temi, e poi quella delibera viene buttata nel cestino per approvare una mozione, invece di dire ok, allora sediamoci in commissione, invitiamo i proponenti di quella delibera, modifichiamo quella delibera, ma siamo d'accordo a mantenere quella tipologia di atto, perché quella tipologia di atto è forte e garantisce tutti noi. Se oggi voi vi accontentate di una mozione, noi non siamo assolutamente soddisfatti. Questo non vuol dire che non la voteremo, perché tutto ciò che va in quella direzione e che oggi vi fa dire che un anno fa stavate intraprendendo una strada sbagliata e che oggi invece andiamo nella stessa direzione, ripeto, per noi è sempre una buona notizia. Altri interventi? Prego, consigliere Vincenzo. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, i nostri colleghi dovrebbero sapere e riconosce la differenza tra una mozione e una delibera di iniziativa popolare, e dovrebbero sapere che non ci si può mettere seduti in commissione per modificare una delibera di iniziativa popolare, perché la delibera di iniziativa popolare può essere approvata, bocciata o ci si può astenere sul testo così com'è, non può essere modificata. Rispetto a quello che noi abbiamo fatto sul tema, questa amministrazione ha attivato un percorso sulla memoria all'interno del nostro municipio, e il 27 gennaio 2017 questa amministrazione, questa maggioranza, ha tenuto un consiglio aperto ai ragazzi delle scuole. Questa amministrazione, questa maggioranza, ha realizzato un murale su Sisto 40 dopo la sua morte. Questa amministrazione, questa maggioranza, ha realizzato un giardino, ha realizzato dei percorsi con tutte le scuole ogni anno. Questa amministrazione ha rimosso, nel limite dei fondi di bilancio che come sapete sono derivati, le scritte antifasciste sulle scuole, ha rimosso le scritte fasciste, io non l'ho interrotta, la prego di interrompere, grazie. Ha rimosso le scritte fasciste dalle scuole, e laddove non siamo riusciti ad arrivare con i nostri mezzi economici e di personale, abbiamo attivato il gruppo BIX di Roma Capitale. Questa amministrazione ha denunciato Casa Pound per le scritte, questa amministrazione, questa maggioranza. Questa amministrazione ha presentato quella mozione che vi siete intestati prima su Almirante. Quando ci dite perché non vi siete seduti in commissione, perché non avete modificato la delibera, già vi abbiamo spiegato che da regolamento non è possibile modificare una delibera di iniziativa popolare, ma mi pare che il consigliere Giannone, presidente della commissione scuola, una commissione l'ha tenuta sul tema, ha ascoltato i cittadini, c'ero anch'io e c'erano anche molti dei presenti oggi in aula. Il consigliere Giannone ha presentato a sua prima firma degli emendamenti dei quali poi discuteremo, previo un confronto con i cittadini.
Quindi non credo proprio che siamo prepotenti in questo senso, e assolutamente se c'è qualcuno che vuole sempre rivendicare qualcosa, ma che poi quando si tratta di lavorare, quella sede la lascia sempre vuota, è qualcun altro. Tra l'altro, su questa proposta di delibera di iniziativa popolare è arrivato, come i cittadini sanno perché il Presidente ha letto in commissione, un parere negativo da parte degli uffici, a firma del direttore, che non è un politico, è un amministrativo, quindi deve indirizzarci sul rispetto della norma. E ha fatto un'analisi di 2 pagine e mezzo dove ci spiega il perché in quella forma quell'atto non poteva essere adottato. Quindi noi abbiamo cercato un confronto con i cittadini, abbiamo cercato un confronto con le opposizioni, e visto che quella delibera di iniziativa popolare amministrativamente non poteva andare avanti, ci siamo presi l'impegno di fare noi una proposta. Ci siamo messi a scriverla, l'abbiamo presentata, l'abbiamo fatta vedere ai cittadini, abbiamo accolto le loro osservazioni, che abbiamo trasformato in emendamenti. Quindi oggi quegli emendamenti non siamo noi che ripensiamo a quello che abbiamo scritto, assolutamente no. Siamo noi che accettiamo dei suggerimenti che sono arrivati dai cittadini. Sottoscriveremo un atto perfetto? Assolutamente no. Probabilmente commetteremo degli errori, come chiunque di noi commette. Però ci abbiamo messo la faccia, ci siamo aperti al dialogo e abbiamo chiesto i suggerimenti dei cittadini, e quei suggerimenti non sono andati a finire in un cassetto come qualcuno prova a dire, ma sono stati inseriti attraverso gli emendamenti che fra un po' discuteremo. Quindi, nel rispetto del lavoro di tutti, vi pregherei in futuro di raccontare le cose così come stanno, non come fa comodo dimostrare davanti a una telecamera, e invito tutti i cittadini a venire più spesso nelle commissioni, così si rendono conto che quelle sedie vuote non sono le nostre. Grazie Presidente. Altri interventi? Prego, consigliere Audirotti. Grazie Presidente. Allora, io in realtà dirò poche cose, perché poi ci sono anche gli interventi sugli emendamenti, e poi perché alla fine noi oggi dobbiamo discutere, che è la cosa che veramente ci dovrebbe riempire anche di soddisfazione, perché forse in tutta Roma non è mai successo, ma siamo il municipio in cui viene presentata e discussa in un'aula consiliare una delibera di iniziativa popolare. Questa è la verità e è la notizia, non la mozione di cui stiamo cercando di spaccare in quattro pur di trovargli, diciamo, una giustificazione. Io sono orgogliosa e mi sento addosso una responsabilità di fronte a delle firme che sono state depositate, perché sono il frutto di un percorso. E francamente, a chi mi dice che non conosciamo i regolamenti perché le delibere popolari non si possono cambiare, io non so se le braccia mi cascano, oppure qui chi c'è e chi ha avuto addirittura, forse ha fatto anche peggio, perché non l'ha potuta cambiare, e meno male, dico io, una delibera popolare, ma ci ha girato attorno, non è stato chi sta da questa parte e sta sempre dalla stessa parte da diverso tempo. Perché è dal 2016 che siamo qui, sempre gli stessi, che denunciamo una situazione insostenibile, che siamo fortemente preoccupati, perché poi l'elencazione di tutti quegli atti che ha fatto la consigliera Biondo, cioè, non sono dovuti a un impazzimento, ma sono dovuti ad una particolare preoccupazione che volevamo sottoporre a questo consiglio, in particolare a questa maggioranza. L'esito l'abbiamo detto, abbastanza sorprendente il primo, poi a scendere invece l'accordo trasversale. E ricordo bene, diciamo, gli argomenti che condannavano quei nostri atti.
perché non si può dire che esiste una destra o una sinistra in questo paese. Allora dovremmo condannare anche gli atti che vengono fatti nei centri sociali, diceva qualcuno dell'opposizione e qualcuno della maggioranza annuiva. Io me le ricordo quelle parole, Non esistono destra e sinistra, è esattamente il motivo per cui non ci si vuole impegnare rispetto ad alcune cose e che invece registriamo oggi che seppure in modo minoritario si cerca oggi di voler difendere e di occupare uno spazio che però fino a ieri non c'è stato. Era a questo che io mi rivolgevo, assessora, rispetto al percorso che non c'è stato, perché ci si può dire veramente di tutto e ne abbiamo sentite veramente di ogni in quest'aula, però che non ci sia stato da parte del Partito Democratico lo dimostrano i tanti atti che abbiamo fatto di aprire con voi una discussione, e lo abbiamo fatto pubblicamente in piazza con la presidente di questo municipio quando gli abbiamo chiesto di condividere un percorso che ci portasse esattamente dalla stessa parte, cioè a condannare le aggressioni fasciste, naziste e xenofobe che stavano invadendo il nostro municipio. Questo ce lo siamo detto quel giorno, quell'11 novembre a Piazza Re di Roma, dopodiché concretamente con degli atti qua dentro non c'è mai stato nulla. Quello è il percorso di cui parlo, quello è il tavolo dentro, a me non interessa se è una commissione. A me interessa che c'è qualcosa che si muove e che si va dentro in una direzione precisa. Ieri stavo ascoltando una trasmissione, lo faccio poco, però c'era un giornalista che ovviamente commentava la questione della Sea-Watch e diceva: se i processi non si governano, succede esattamente questo. Succede che nessuno si prende la responsabilità e quindi su Roma e nel nostro municipio, mentre noi cercavamo di denunciare, c'era un pezzo che diceva: voi siete sempre i soliti. E non basta, anzi, qualcuno ci diceva il 28 giugno, quando abbiamo discusso esattamente la mozione che poi oggi, diciamo, ripresentiamo in altra forma e in altro modo, ma l'oggetto era l'attuazione della 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione. Esattamente la stessa cosa stiamo dicendo. E non c'era un atto del direttore che vi impediva di votarla, c'era un pregiudizio su quella mozione un anno fa, perché non era un atto che non si poteva mettere sullo stesso piano, perché non esiste destra e sinistra. Consigliera Vitrotti, che cosa dice nel 2018? Me lo ricordo, andateveli a vedere le denunce che sono state fatte rispetto a chi ha subito a luglio dello scorso anno delle aggressioni. Non erano un gruppetto di giovani che aggredivano altri giovani, erano un gruppo di fascisti che hanno intimato violenza nei confronti di un altro gruppo di ragazzi in una sezione del Partito Democratico. E quando vi abbiamo detto che mentre eravamo in una stanza con Federica Angeli e con Emanuele Fiano per parlare contro l'apologia di fascismo e per denunciare quello che stava accadendo a Via Taranto, E ci siamo trovati circondati fuori, questo municipio non ha detto niente, anzi ha votato un atto contro. Però guardiamo avanti a quel voto contrario, di cui francamente io non voglio mettere in ballo il direttore e neanche le parti tecniche e gli uffici, ma a suo tempo non arrivò se non un parere che c'era, o forse neanche in quell'occasione lo leggemmo, di altro municipio, ma che abbiamo visto in commissione, come qualcuno dice che siamo assenti, invece ci siamo. E quell'atto, tra l'altro sono dei pareri che non sono vincolanti rispetto alla volontà di un consiglio, ma questa è una cosa che dirò dopo, perché mi piace, vorrei veramente spendere più parole sulla delibera popolare rispetto a questa mozione, seppur importante, perché almeno ci mettiamo su una traiettoria quasi comune. Io dico che alla fine, se ci fosse una volontà politica, che è quella che purtroppo abbiamo registrato nel corso dei no che abbiamo preso da 2 anni a questa parte, o dall'ultimo no che riguarda esattamente questa mozione, esattamente con lo stesso oggetto di cui oggi siamo invece tutti fermamente convinti di voler difendere, per fortuna. Allora, se quello era il motivo per cui noi dovevamo correggere una linea, abbiamo avuto un anno a disposizione per poterlo fare. E invece dobbiamo ringraziare chi ci ha messo comunque nel corso del tempo fatica, perché raccogliere delle firme vuol dire anche organizzare, vuol dire ascoltare, spiegare, vuol dire impegnare il proprio tempo, ma
spiegare perché è necessario farlo in un momento come questo e perché era necessario farlo nel nostro municipio. Se non l'avete letto, c'è un articolo del Manifesto di un anno fa molto profondo su questo, perché va oltre le chiacchiere che ci facciamo tra di noi. Guarda gli interessi che ci sono di Casa Pound e Forza Nuova, guarda come vengono gestite purtroppo le giovani generazioni, da parte di alcuni estremisti di estrema destra. E non si parla di estremismi in generale, perché sul general generico ci siamo confrontati più e più volte e ci avete riprovato qui. E poi qui, veramente, addirittura noi abbiamo ascoltato i cittadini. Perché di fronte a chi vi chiede un incontro, ora siete voi che ascoltate i cittadini. Adesso io, va bene tutto, veramente va bene tutto. Però quantomeno la decenza di rispettarla la volontà dei cittadini che vi hanno chiesto un incontro. Se fosse stato magari per questa maggioranza non era neanche necessario, bastava venire qui in aula senza spiegare perché da qui ad un anno a questa parte si è cambiato pelle senza una ragione. Nonostante questo, ripeto, poi magari approfondiamo il valore di una delibera popolare e cerchiamo di vedere che cosa succederà lì, perché questa non si può considerare tale e quale a quello e all'impegno che c'è stato, è stato profuso anche all'interno di una discussione difficile che c'è stata in commissione, ma necessaria. Quindi io mi auguro che questo sia solo un passaggio che poi ci porterà a discutere, nonostante il fatto che in commissione abbiamo invece visto che c'è stata un'astensione da parte del Movimento 5 Stelle. E francamente io non so come possiamo oggi astenerci di fronte ad una volontà popolare e di fronte a chi ha intenzione di migliorare la vita di questa amministrazione, perché di questo si parla e abbiamo parlato un anno fa. Diamo gli strumenti all'amministrazione per arginare tutte quelle derive fasciste, neofasciste, xenofobe che sono presenti sul nostro territorio. Sono degli strumenti che lo salvaguardano un'amministrazione. Quindi io mi auguro che, vista l'approfondita analisi che abbiamo fatto e anche, diciamo, i motivi che oggi spingono la maggioranza a ritrovarsi su un percorso che probabilmente li vede in modo più convinto rispetto a qualche tempo fa, riusciamo anche a fare un ragionamento diverso che portano anche ad una dignità rispetto a quanto abbiamo assistito invece in commissione. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ce ne sono. Allora, l'assessore aveva chiesto la parola, prego. Poi il consigliere Roy farà l'intervento di chiusura. Sì. Allora, diciamo che io penso di rappresentare questa amministrazione come parte politica, pur essendo una parte politica tecnica, e diciamo che certi valori fanno parte della mia storia politica in senso proprio etimologico, che ho sempre esperito da quando ero una studentessa all'interno delle aule scolastiche fino ad arrivare al giorno d'oggi, tanto che la prima azione pubblica che questo assessorato ha intrapreso a settembre del 2016, quindi immediatamente dopo l'istituzione, sono stati 5 incontri organizzati in Sala Rossa sulla difesa della Costituzione, perché c'era in corso un referendum proposto dal governo di allora che, con una serie di quesiti, proponeva invece delle modifiche alla Costituzione, e in quella circostanza abbiamo avuto, ecco, anche la partecipazione di tante persone che ora vedo anche tra il pubblico, perché ci siamo ritrovati uniti nella difesa dei valori alla base della nostra Costituzione. Quindi abbiamo iniziato proprio questo mandato istituzionale con questi incontri di promozione della conoscenza e del rispetto dei valori che stanno alla base della Costituzione, che poi questo è un fil rouge che accomuna l'atto precedente con questo, insomma, in cui vedo proprio una linea di continuità, e la linea di continuità è stata portata
portata avanti in tutta una serie di azioni che l'amministrazione ha realizzato con o senza input da parte consigliare, nel senso che in genere cerchiamo di avere molta aderenza a quelli che sono per l'appunto gli input che riceviamo attraverso tutti gli atti consigliari, che siano mozioni o che siano deliberazioni o risoluzioni. Questo perché? Perché per l'appunto la Costituzione ci dice che la volontà dei cittadini si esprime attraverso i rappresentanti democraticamente eletti. E siccome voi siete i rappresentanti democraticamente eletti, ricevendo un input che venga per iniziativa della minoranza o che venga per iniziativa della maggioranza, e personalmente ho dato corso anche ad alcune mozioni che erano state proposte per input della minoranza e che sono state poi votate, cerchiamo insomma di rispettare quella che è la volontà per l'appunto delle cittadine e dei cittadini. Così come le richieste di incontro sono sempre state assolutamente evase, ma nell'intento di lavorare insieme, ripeto, dal 2016 ad oggi, avviando tutta una serie di percorsi per arrivare proprio a quella che è la costruzione di una condivisione intorno a tutti i valori fondanti della nostra Costituzione repubblicana, che nasce dalla storia della liberazione, della resistenza, e quindi tutti questi valori che ci sono dentro. Le date poi sono date importanti, no? Perché appunto ogni anno, diciamo, è costellato da una serie di date simboliche intorno alle quali si accendono i riflettori sul lavoro che però silenziosamente viene portato avanti tutto l'anno. In maniera costante, anche senza erigerlo a bandiera, ma portandolo dentro proprio, perché fa parte del DNA, per cui a volte uno neanche sente, come dire, parlo proprio personalmente, il bisogno di proclamarlo, perché è evidente nell'azione. Ci sono poi dei momenti in cui invece è importante proclamarlo, perché è importante dare quel valore simbolico fondante, e cerco sempre di farlo. Io mi occupo di scuola, di cultura, di politiche giovanili, coinvolgendo le scuole, coinvolgendo le istituzioni culturali, coinvolgendo le giovani e giovanissime generazioni, che più di ogni altra è la componente che ha bisogno, anche in una prospettiva intergenerazionale, è stato di ascoltare e di ricordare, perché lo sappiamo, chi non conosce il proprio passato è condannato drammaticamente a ripeterlo. Il 27 gennaio del 2017, la prima celebrazione della giornata della memoria da parte di questa amministrazione, oltre alla preparazione del consiglio con i giovani, che hanno portato qui una mozione per l'appunto che poi è stata approvata dal consiglio e che mi impegnava la giunta ad una serie di azioni, dal murale che è stato poi effettivamente realizzato al Quadraro subito dopo la morte di Sisto 40, dedicandolo proprio a Sisto 40 e ai rastrellati del Quadraro, al giardino, ad una serie di percorsi da attivare nelle scuole. Abbiamo anche realizzato degli incontri con alcuni anziani dei nostri centri anziani, cittadini più grandi, che in una prospettiva intergenerazionale sono andati proprio a raccontare ai giovani esattamente quello che dicevamo prima a proposito di Dina Costa. Io Dina Costa l'ho conosciuta così, proprio attraverso questi incontri, ma come lei, ecco, ne sono state citate altre, e questa attività di testimonianza. Quindi 27 gennaio 2017, 25 aprile 2017, questa amministrazione per nostra iniziativa era l'unico municipio ad essere presente formalmente, istituzionalmente, perché io ho ricevuto la fascia che rappresentava il municipio e l'ho fatta sfilare per tutto il corteo, perché ritenevo che fosse un segnale importante, ritenevamo che fosse un segnale importante di testimonianza concreta. 25 aprile 2017, il 17 aprile 2018 si è, diciamo così, inverata quella che era un'iniziativa
iniziativa che era partita come uno dei primi atti di giunta che abbiamo proprio votato, deliberato, quello di fare in modo che i superstiti del rastrellamento del Quadraro ricevessero personalmente un riconoscimento, la medaglia d'oro, che poi è stata conferita dal Presidente della Repubblica ed è stata proprio celebrata il 17 aprile del 2018 in Campidoglio, portando avanti un percorso che è durato un anno e mezzo, ma che è stato portato avanti sistematicamente ed è partito da questa giunta del municipio il 23 maggio del 2018, ma ancora il 23 maggio del 2019 abbiamo voluto portare avanti una serie di testimonianze attraverso una manifestazione che abbiamo chiamato volutamente dei diritti e della Costituzione, perché intorno alla giornata della legalità, la giornata della legalità l'abbiamo sempre ricondotta, perché questo è proprio un leitmotiv, un mantra, un qualcosa che è, come dire, non è sovrastrutturale, ma è la base su cui poggiano proprio le fondamenta della nostra azione, ai valori della Costituzione, fino ad arrivare al 4 giugno 2019, per l'appunto, in cui abbiamo proprio voluto dedicare una giornata particolare all'anniversario della liberazione, nel rispetto dei valori costituzionali, ma soprattutto nel rispetto e nella memoria di una nostra storia che non può essere una memoria retorica, ma che deve essere una memoria portata avanti giorno per giorno, perché poi, anche in questo la lezione di Dina Costa e di tante come lei, se diventa rielaborazione, rievocazione nostalgica del passato, non porta a nulla se non ad una teca museale. Se invece è l'entusiasmo che giorno per giorno ci porta a guidare anche inconsciamente le nostre azioni, allora sì che diventa incisiva. Forse tante cose non si vedono per questo, perché sono state fatte, realizzate e non sono state forse adeguatamente valorizzate, questo non lo so. Io so che tutte le volte, compreso giugno dello scorso anno, quando ci sono state quelle incursioni fasciste anche all'interno della vostra sede, mi sono preoccupata di dare una risposta tempestiva. E perché, così come al liceo Darwin, quante volte sono state fatte, e lì è stato anche difficile e complicato intervenire, eppure tutte le volte si sistematicamente, anche ricorrendo alla nostra polizia locale e chiedendo proprio un intervento diretto, ho ritenuto importante un intervento. Veniva citato prima contro le scritte e i manifesti, perché non sono solo scritte vandaliche, ci sono anche manifesti che vengono affissi selvaggiamente con dei contenuti che incitano all'odio, alla violenza, al fascismo, quindi anche senza configurarsi chiaramente come apologia di reato, ma che comunque hanno un'indicazione, che quando vengono collocati vicino alle scuole, penso all'Istituto Comprensivo Largo Volumnia, dove ci sono bambini di scuola primaria e ragazzi di scuola secondaria di primo grado, di scuola media, che sono facilmente influenzabili da certi messaggi. Sistematicamente, quest'anno 3 volte su 3, non facevano in tempo ad attaccarli che immediatamente andavamo a toglierli, fino ad arrivare alla sanzione, non solo la denuncia, la sanzione che è stata recapitata e notificata a Casa Pound. Quindi tutte queste azioni sono delle azioni concrete che l'amministrazione ha portato avanti, amministrazione che io qui sto rappresentando e che quindi francamente mi sento di voler difendere, di voler portare a conoscenza, perché forse si ignorano. So che questa è la sede consiliare e quindi qui contano gli atti formali. Io rappresento la parte esecutiva, quindi per me contano i fatti, perché sono quelli che io faccio. E allora di questi vi ho voluto parlare, anche se il mio intervento inizialmente quello che avevo preparato era un altro, perché ci tenevo invece molto a questa mozione per una serie di cose di cui abbiamo parlato anche ieri pomeriggio con diversi esponenti dell'ANPI che sono qui presenti al di là della balaustra. Abbiamo avviato veramente un bel percorso che riprende cose che già avevamo però iniziato negli anni precedenti, quindi insomma porta avanti delle cose, e quindi non corrisponde, come dire, un po' diciamo il paese reale che non corrisponde a quello che sta emergendo invece da questa discussione. Vi posso garantire che il paese reale, il municipio reale, quello che io vivo in una dimensione che chiaramente è diversa rispetto a quella di quest'aula, va invece esattamente in questa direzione e ci va dal 2016. Grazie. Grazie assessore. Consigliere Guido è iscritto a parlare, grazie. Grazie Presidente, vado in chiusura come presentatore dell'atto. Allora, io devo dire, pensavo che questa discussione
poteva andare in altra direzione, perché su questi argomenti, come già abbiamo detto, come già abbiamo appurato per esempio quando parlammo dei diritti LGBT, lì ci fu invece un'unione di intenti sia da questa parte dei banchi che dall'altra encomiabile. Su questo argomento invece vedo un affannarsi del Partito Democratico che semplicemente in maniera assolutamente ipocrita continua a rifilarci questa finta difesa dell'etica in cui non credo assolutamente. Parliamo di Costituzione, parliamo anche di governi, visto che ci piace parlare di governi. Allora, visto che oggi abbiamo parlato sia di Costituzione ma anche di Tina Costa, io andrei a ricordare un secondino le capriole che avete fatto in questi anni, che sono impressionanti, e io non volevo parlare di queste cose oggi, perché oggi invece era da mandare un messaggio forte al territorio di unità. Siccome l'unità voi ve la siete dimenticata, quando ci accusavate volete occupare lo spazio, voi non venite da là però volete entrarci, allora vi dico un'altra cosa. Che siete così tanto fomentati, sapete perché, caro Partito Democratico? Perché quello spazio voi l'avete perso e volete rientrarci. E visto che ci piacciono i governi, come dicevo prima, allora c'è un signore che si chiamava Renzi che voleva mutilare la Costituzione, ammazzarla, decapitarla, distruggerla, bruciarla nell'acido. Tina Costa, sapete cosa disse su questa cosa? Disse sulla campagna, appunto quella referendaria sulla riforma costituzionale, Renzi Boschi disse, poi rivolgendosi a Renzi: uno che voleva comandare tutto, già lo avevo conosciuto nel ventennio e non ne volevo un altro. Quindi fondamentalmente voi state qua a difendere una Costituzione che volevate massacrare. Quindi che cosa, di cosa stiamo parlando? Diritti, Costituzione, di che parliamo? Ma che ipocrisia allucinante è! Io devo dire, poi ho sentito tutta una lista di azioni strumentali, perché fa comodo per campagna elettorale, ovviamente, quando si cerca di riappropriarsi di uno spazio in cui non ci si gioca più, in cui era presidente, questo spazio ormai è terminato, quando si parla di tutta una lista di atti ricordando quello che abbiamo votato, citando alcuni atti che vanno a loro favore, non ricordando in quel caso né chi l'ha presentato né come è stato votato, ma l'ha giustamente detto il consigliere principato, penso alla via su Almirante per esempio. Poi si parla di prendere, di proclamarsi parte civile dicendo che abbiamo bocciato questi atti. Allora io vi dico un'altra cosa, che come amministrazione pubblica, quando, a parte che non abbiamo la competenza di parte politica qui naturalmente in consiglio, però anche se ce l'avessimo, questa cosa, siccome noi dobbiamo garantire parità di trattamento a tutti, ci dovremmo farlo ogni volta, ogni giorno saremmo qua con 5 atti per dichiararci parte civile. Però queste cose già ve le abbiamo dette, però siccome una volta non venite, una volta vi piace di buttare fango addosso senza alcun motivo, esattamente parlando dell'atto, infatti. Cortesemente silenzio, grazie. Cortesemente. Questo è consentire un libero pensiero, quello è il Partito Democratico, Presidente. Grazie. Grazie. Allora, parlando poi, e vado in chiusura, della delibera, ovviamente la delibera a nostro avviso aveva dei profili di inapplicabilità, e questo è il tema. Quando si dice avete
avete ruotato attorno alla delibera, non è tutto il contrario, è per salvaguardare una parte di quella delibera in cui invece crediamo, e noi non abbiamo bisogno di prendere, assumere spazi che altri hanno perso, noi semplicemente cerchiamo di dire quello che pensiamo, al di là delle campagne elettorali, perché se voi vi aspetterete che noi stiamo qua a fare campagna perché la prossima volta ci ricandidiamo, eccetera, il nostro pensiero politico è un altro. È un altro, non ci abbiamo questo interesse, Presidente. Ah, un'altra cosa, visto che i consiglieri sono così professionisti, vi dico che per le mozioni i pareri non ci sono da regolamento, però magari questo lo imparerete. Grazie. Passiamo all'esame degli emendamenti. Allora, prego, consigliera Biondo. Grazie Presidente, finalmente dato che ci avete richiamato a dare un consigliera, mi scusi, li illustrerà tutti insieme? Come preferisce lei? Sì, sì, va bene anche tutti insieme. Va bene, okay. Mi dispiace che dovrete ascoltare la mia voce per qualche minuto in più del dovuto, però sì. E dato che ci avete richiamato più volte a dare un contributo di merito, ecco, diciamo, il contributo di merito a questa mozione del Partito Democratico, sulla quale però, dato che oggi, come diceva l'assessore, ci sono dei momenti in cui si può stare rinchiusi nella propria cameretta e ricordare quali sono i principi con i quali ci hanno educato in famiglia, e ci sono degli altri in cui ad esempio si sta in questo consiglio e non si è semplici cittadini ma si è amministratori pubblici eletti da qualcun altro, dove quello che pensiamo lo diciamo tramite il parere che esprimiamo attraverso un voto. Quindi su ciascuno di questi emendamenti noi siamo curiosi di sapere se il Movimento 5 Stelle, come ha detto, sarà d'accordo ad approvarli o a farli propri, a discuterli, e vedremo in seguito. Sono tutti emendamenti alla mozione che stiamo discutendo e tutti, senza che lo ripeto di volta in volta, che vanno ad aggiungere determinati periodi all'impegno. Perché attualmente, scusate, la prendo. Attualmente la mozione impegna la Giunta e la Presidente del Municipio ad adottare tutti gli atti di propria competenza su due questioni che condividiamo: da una parte l'esclusione dell'utilizzo di sale municipale, l'occupazione di spazi pubblici, le concessioni di spazi pubblici a soggetti che non garantiscano il rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione e che professino o pratichino comportamenti estremisti, fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti, e dall'altro che sia stipulato un protocollo d'intesa con le scuole di ordine e grado per la cultura della legalità della Costituzione. Però ci sono, se vogliamo perlomeno dare dignità a questa mozione, ci sono altre questioni che oggi dobbiamo avere il coraggio di inserire. Parto dalla prima. Ci avete detto un anno fa e poi oggi, rispetto a quella che è stata la proposta di delibera popolare, che sulla questione della partecipazione ai bandi non era possibile usare quella parola, ovvero la parola che siano vincolati a, perché in qualche modo non potevamo dare un'indicazione agli uffici sulla documentazione da utilizzare per un bando pubblico, però possiamo perlomeno dire che impegniamo la Presidente e la Giunta Municipale a fare, ad adottare tutti gli atti di propria competenza affinché, leggo l'emendamento, la partecipazione a qualsiasi bando municipale da parte di associazioni, società, organizzazioni che non dichiarino di rispettare i valori della Costituzione della Repubblica Italiana e nello specifico la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta l'organizzazione del partito fascista sia negata. Come farlo ce lo diranno gli uffici, ma che il Consiglio di questo municipio prenda una posizione sul fatto che noi non vogliamo che queste organizzazioni abbiano accesso ai bandi e ai fondi pubblici, penso che sia doveroso. Secondo emendamento, sempre nell'impegno, aggiungere il seguente periodo: che la sede occupata da Forza Nuova in via Taranto 57 sia sgomberata e restituita alla collettività. Non ditemi che non è una competenza del municipio, perché l'impegno di questa mozione recita che si impegnano la Presidente e la Giunta ad adottare tutti gli atti di propria competenza. Allora organizziamo un tavolo con la Polizia Municipale, con la Questura, sollecitiamo, facciamo qualsiasi cosa, ma anche su questo prendiamo una posizione chiara sul fatto che a via Taranto 57 l'occupazione abusiva da parte di Forza Nuova, dove vengono oltretutto effettuate attività assolutamente discriminatorie, perché vi ricordo che viene distribuito cibo ai soli italiani, questo municipio la condanna.
Il terzo emendamento impegna la Presidente e la Giunta ad adottare tutti gli atti di propria competenza affinché la manifestazione organizzata ogni anno per la commemorazione di H. Larenzia non venga autorizzata con un corteo nelle strade del nostro municipio. Su questo penso, diciamo, che ne abbiamo anche su questo discusso lungamente in questo Consiglio, ed è importante oggi, dato che parliamo di una mozione e di un atto politico, ribadire anche questo. Il quarto emendamento recita: vietare le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, perché nella mozione ad oggi noi vietiamo l'utilizzo degli spazi municipali e questo va bene, ma dobbiamo anche vietare le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico e di carattere commerciale nel territorio municipale a organizzazioni che fanno della discriminazione tra gli esseri umani e dell'intimidazione la loro cifra politica. Il quinto emendamento: rimuovere con priorità le scritte fasciste, discriminatorie e offensive nei confronti della memoria dei partigiani e della storia della nostra città, medaglia d'oro alla Resistenza, riconvertendole ove possibile in murales e disegni che richiamino la Resistenza. Questo per dire che le scritte per noi non sono tutte uguali. E questo, diciamo, ne abbiamo discusso tante volte, ma come diceva qualcuno, diciamo, Franceschina ti amo, o le scritte che insultano la memoria della Resistenza per noi non sono la stessa cosa, le seconde vanno rimosse con priorità. E secondo poi di fare dei murales, dei disegni, di riconvertire queste scritte dove possibile, ma dove non è possibile comunque di cancellarle. Sesto emendamento: a veicolare verso gli organi istituzionali e amministrativi competenti l'indicazione di porre particolare attenzione nel rilascio di nulla osta per aggregazioni temporanee, manifestazioni, conferenze o incontri a soggetti che violino, anche tramite l'uso dei social network, la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione. Questo l'abbiamo ripreso esattamente da quella che era la mozione presentata un anno fa. Ci sembra che anche rispetto alla mozione che avete presentato va in quella direzione. Un anno fa è stato bocciato, ma oggi lo possiamo approvare. E l'ultimo, anche questo preso da quella mozione presentata un anno fa, nell'impegno aggiungere il seguente periodo: a mettere in atto ogni forma di collaborazione e coordinamento con tutte le autorità competenti e con le forze di polizia, anche l'Osservatorio Territoriale per la Sicurezza, come da protocollo siglato in data 9 gennaio 2017, quindi da questa amministrazione, nel costante monitoraggio dei fenomeni criminali e nelle predisposizioni di progettazione a favore della sicurezza urbana e della legalità, mantenendo alta l'attenzione sul problema della sicurezza sociale e dell'ordine pubblico a seguito dei continui atti di violenza e di intolleranza xenofoba che si stanno ripetendo ormai da tempo nel territorio del settimo municipio. Questo per ribadire ancora una volta che le aggressioni che ci sono state in questi anni in questo territorio non sono tutti uguali, che un'aggressione per un portafoglio non è la stessa aggressione di un fioraio che viene intimidito e picchiato per il colore della sua pelle, e che su questo il municipio deve dire parole chiare e forti. Per questo speriamo che gli emendamenti presentati dal Partito Democratico vengano accolti e votati anche dalla maggioranza. Grazie. Grazie a lei. La presentazione relativa agli emendamenti del Movimento 5 Stelle, chi li illustra? Ah, un secondo, c'è la copia lì. La illustra lei, consigliere? Bene. Sì, grazie Presidente, illustrerò questi tre emendamenti che ci sono stati richiesti dai cittadini per mettere a punto la nostra proposta di mozione che, come ripeto, ci eravamo impegnati a proporre prendendo quelle parti della delibera che ritenevamo
diciamo, accoglibili e senz'altro. Per cui ieri ci siamo visti e ringrazio i cittadini che sono venuti qui in municipio, con i quali ci siamo confrontati e abbiamo quindi condiviso alcune parti da perfezionare. Allora, il primo emendamento soppressivo consiste nell'eliminare all'interno del primo comma, lì dove recita, scusate, no, si è escluso l'utilizzo di sale municipali e l'occupazione di spazi pubblici, le concessioni di spazi pubblici e le concessioni di patrocini a soggetti che non garantiscano il rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione e che professino o pratichino comportamenti, ecco, fascisti, razzisti. Eliminiamo la parola estremisti, estremisti, possiamo correggere, sì, estremisti, perché effettivamente diciamo, l'estremismo in sé non è necessariamente riconducibile a un qualcosa di violento o di deprecabile, ma diciamo, può essere anche una forma estrema di pensiero che però non può anche non essere, diciamo, violento, eccetera. Quindi va benissimo toglierlo. Probabilmente è rimasto un qualche pezzo di testo che avevamo usato anche in altra delibera. Allora, per quanto riguarda il secondo emendamento, aggiungiamo nel premesso che in data 21 maggio 2019 è stata depositata una proposta di deliberazione di iniziativa popolare sottoscritta da circa 1500 cittadine e cittadini del municipio VII, avente ad oggetto attuazione della 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, contrasto a qualunque attività di stampo fascista e o razzista, e quindi in qualche modo è giusto che si faccia riferimento a un lavoro diciamo di raccolta di firme, di redazione da parte dei cittadini, e che rimanga anche negli atti del municipio e nella mozione, nel testo della mozione. E il terzo emendamento che abbiamo concordato e che in qualche modo vuole essere un rafforzamento di quella che è l'attività che come giunta già si sta facendo, ma che può essere messa a sistema, può essere, diciamo, valorizzato ancora di più, e quello che recita, quindi aggiungere nel terzo impegno, un terzo punto nel dispositivo dell'atto, che recita così: siano avviati percorsi partecipativi in collaborazione con la comunità educante diffusa del municipio VII e di tutta la cittadinanza, finalizzati alla realizzazione di progetti di decoro urbano e di abbellimento di spazi, con particolare riguardo per quelli posti nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati dalle giovani e giovanissime generazioni, quali ad esempio scuole e centri di creazione per minore, vandalizzati da scritte di stampo fascista, razzista, omofobo, transfobico e sessista, come forma di riflessione collettiva e di riaffermazione della legalità. Questo cosa significa? Dal negativo abbiamo voluto porre un punto in positivo, cioè la cancellazione di quelle scritte è un elemento prioritario, ci stiamo già impegnando nel farlo, la giunta si sta impegnando, ma anche io personalmente ho inviato più di una volta, ho fatto esposti alla polizia locale, PIX, con richiesta anche di procedere per vie legali qualora ce ne fossero gli estremi, quindi con la possibilità di identificare. Però effettivamente qualcosa in più si può e si deve fare, è quello di convertire questi spazi in luogo del bello, in luogo del decoro, andando a occupare con la legalità gli spazi presi da questi vandali da queste persone che non hanno alcun rispetto del decoro, ma soprattutto rispetto della memoria, del ricordo, della resistenza e del nostro vissuto democratico. Quindi secondo noi questi tre
emendamenti sono quelli che poi abbiamo concordato anche con i cittadini, sono senz'altro, li portiamo qui, li abbiamo portati qui in aula per sottoporli appunto al voto del Consiglio, per poter migliorare e quindi perfezionare la nostra mozione. Grazie. Bene, passiamo alla dichiarazione di voto degli emendamenti. Prego, consigliere Biondi. Volevo fare una proposta. Chiedo scusa. Sì. Premettendo, diciamo, che quello che riguarda, vabbè, la parola estremismi o estremisti e quello che cita la delibera iniziativa popolare, ci trovano assolutamente d'accordo. Sul terzo, che riguarda le scritte, dato che ne abbiamo presentato uno noi e uno voi sullo stesso argomento, se facciamo una pausa di 5 minuti e proviamo ad integrarli, ne presentiamo uno solo tutti insieme. D'accordo, accordata la pausa. Riprendiamo il Consiglio. Allora, eravamo rimasti alle dichiarazioni di voto. Consiglieri, cortesemente. Presidente, prima delle dichiarazioni di voto vorremmo sapere se la nostra proposta è stata accolta o meno e così poi facciamo la dichiarazione di voto. Certo. Prego, consiglieri, se volete gentilmente rispondere alla consigliera. Ecco, anche il telefono. Possiamo proseguire con l'iter standard degli atti, così facciamo. Ci sono le dichiarazioni di voto. Ah, ok. C'è il telefono di me. Dichiarazioni? Lo so, infatti lo devo spegnere. Prego, dichiarazioni di voto? Prego, consigliere. La dichiarazione di voto sugli emendamenti è unica, poi facciamo le votazioni singolarmente per ogni emendamento. Va bene? Sono emendamenti presentati dall'una e dall'altra parte, quindi facciamo una dichiarazione unica per gli emendamenti, dopodiché per la votazione. Secondo? La facciamo la dichiarazione di voto per questo. Sì, certo, la dichiarazione. Certo. Allora, facciamo la dichiarazione di voto per gli emendamenti presentati dal Partito Democratico dall'1 al 7. Prego. Sì. Sì. Presidente, ci sono solo due gruppi presenti in aula, noi li abbiamo presentati e necessariamente votiamo a favore, però vorremmo sapere che cosa ne pensate voi, per favore, perché se anche su questo state zitti, boh. Allora, mi sembra che la consigliera Biondo abbia fatto la dichiarazione, allora, giusto Presidente? Grazie. Sì, adesso cortesemente se il Movimento 5 Stelle fa la propria dichiarazione sugli emendamenti dall'1 al 7, sì, se ovviamente intende farlo, prego. Sì, Presidente, lo sa perché siamo state così sceme da chiederlo? Perché avevamo chiesto una possibile unificazione di alcune, una convergenza sull'altra. Siccome non sono tornati da una riunione del gruppo di maggioranza senza dire niente, e giustamente il capogruppo dice vabbè, andiamo avanti con la discussione e con le dichiarazioni di voto, quando la chiede a noi è ovvio che noi siamo favorevoli agli emendamenti che presenta, mi pare, diciamo, anche abbastanza ridondante questa discussione, quindi chiedevamo se la maggioranza si fosse invece orientata in modo diverso. Adesso la dica. Sì, però avrei. Sì, un attimo. Stavo semplicemente riordinando qui i fogli. Stavo riordinando i fogli. Un attimo. Stava riordinando i fogli. Che c'era il trovo? Allora, cortesemente. Seguiamo allora, la prassi. Grazie. Prego. Allora, il gruppo del Movimento 5 Stelle ritiene di non accogliere gli emendamenti proposti perché sono in parte sovrapposti ai nostri, in parte sono ricalcano i punti della delibera che tecnicamente sappiamo non essere accoglibili
e in parte sono punti che non sono di competenza, e lo abbiamo già detto, del municipio. Pertanto, per queste motivazioni, con queste motivazioni noi non voteremo favorevolmente, o meglio, voteremo contrari. Passiamo alla votazione degli emendamenti da 8 a... quanti sono? Adesso dichiarazione di voto da 8, sì, da 8 a 10. La dichiarazione di voto da 8 a 10. Prego. Prego, consigliera Biondo. Ecco, adesso tocca a noi. Allora, anche per informare l'Aula, noi avevamo chiesto alla maggioranza del Movimento 5 Stelle, dato che, come avete detto, uno degli emendamenti si sovrapponeva, quello sulla rimozione delle scritte fasciste nel territorio del municipio, di uniformarli. Ovvero la nostra proposta era quella di scrivere: rimuovere con priorità le scritte fasciste, discriminatorie e offensive nei confronti della memoria dei partigiani e della storia della nostra città, medaglia d'oro alla Resistenza, e avviare percorsi partecipativi in collaborazione, e quindi poi riprendere tutto l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle. Questo perché siamo d'accordo su questo emendamento, ma questo emendamento presuppone che ovunque ci sia una scritta fascista o razzista o xenofoba nel territorio del settimo municipio, o si fa un disegno sopra oppure non viene rimossa. Noi invece diciamo che comunque vanno rimosse, dove si possono fare dei progetti di riqualificazione urbana, di murales, di disegni, di partecipazione della cittadinanza, ancora meglio, ma nel caso in cui questi per qualche motivo non si possono fare, comunque intanto le scritte vanno rimosse. Ci dite che non vi va bene, non ci sembrava, diciamo, niente di assurdo, e quindi giochiamo sempre a ribasso. Che vi devo dire? Cioè, ci avete richiamato per 3 ore oggi pomeriggio all'unità su questi temi, alla non polemica su questi temi. Questi sono i temi di tutti. Potevamo votare degli emendamenti presentati da entrambi i gruppi e votare questi emendamenti all'unanimità, per fare vedere che le nostre battaglie sono le stesse. Forse su alcuni potevamo discutere, ma la vostra è una decisione univoca su tutti e 7 gli emendamenti del Partito Democratico. Quindi siete d'accordo che il 7 gennaio su via Tuscolana si svolga la manifestazione per H. Lorenza con le braccia alzate che fanno il segno fascista? Siete d'accordo che ci siano delle occupazioni abusive? Siete d'accordo a non dare un'indicazione agli uffici di fare particolare attenzione quando dei gruppi neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova in questo territorio chiedono le occupazioni di suolo pubblico per fare i loro banchetti? Perché sinceramente io non penso che abbiano la stessa dignità del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, del Partito Comunista o di Sinistra e Libertà, o come si chiama, a fare dei banchetti sul nostro territorio. Voi pensate che abbiano la stessa dignità? Quindi noi i vostri emendamenti li votiamo, perché non ci troviamo niente di male, ma come al solito ci state facendo fare un gioco a ribasso. Forza Nuova stava a Re di Roma. Forza Nuova stava a Re di Roma e Casa Pound stava davanti ad Appio, e noi possiamo non fare niente, perché tanto non è mai nulla di nostra competenza. Grazie. Prego, dichiarazioni, prego, consigliere Guido. Grazie Presidente, ci fa piacere che tu, cioè che questo fascio d'erba è sempre più voluminoso, come dire, no? Cioè, da quello che ho ascoltato. Ovviamente noi siamo favorevoli, anche perché sono poi quelli che il Presidente Giannone insieme alla Presidente Lozzi ha degli emendamenti che stiamo presentando come Gruppo 5 Stelle, sono quelli che sono stati concordati. Per quanto riguarda la questione di H. Renzi eccetera, ovviamente, come sapete, perché un conto è fare propaganda e noi vi seguiamo fino a un certo punto, un conto è non dire che i permessi per queste manifestazioni e occupazioni spetta alla questura. Grazie. Allora, passiamo alla votazione degli emendamenti. Il primo emendamento, gentilmente se può leggere lei, perché è scritto a mano, non vorrei incorrere in errori. Grazie, mi scusi, poi riprendo la parola. No, non vorrei. Scusate.
La partecipazione a qualsiasi bando municipale da parte di associazioni, società, organizzazioni che non dichiarino di rispettare i valori della Costituzione della Repubblica Italiana e nello specifico la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione del partito fascista, perché mi dispiace ma questo vieta la nostra Costituzione, non qualsiasi partito presente prima del 1945, sia negata. Grazie. Favorevoli. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Siate gentili, cortesemente. Siate gentili, cortesemente. L'emendamento numero 1 si ritiene respinto con 13 voti contrari. Passiamo all'emendamento numero 2, gentilmente per la lettura. La sede occupata da Forza Nuova in via Taranto 57 sia sgomberata e restituita alla collettività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Cortesemente, grazie. L'emendamento numero 2 si ritiene respinto con 13 voti contrari e 2 favorevoli. Passiamo all'emendamento numero 3, gentilmente la ringrazio. La manifestazione cortesemente, consiglieri, gentilmente. Dagli un po' di protagonismo per lui oggi. Gentilmente. La manifestazione organizzata ogni anno per la commemorazione di H. Larenzia non venga autorizzata con un corteo nelle strade del nostro municipio. Grazie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Gentilmente, signori del pubblico, vi chiedo cortesemente di fare silenzio, abbiate pazienza. Il terzo emendamento si ritiene respinto con 13 voti contrari e 2 favorevoli. Passiamo all'emendamento numero 4, gentilmente silenzio, cortesemente. Prego, consigliera. Vietare le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico e di carattere commerciale nel territorio municipale a organizzazioni che fanno della discriminazione tra gli esseri umani e dell'intimidazione la loro cifra politica. Pure questo, non c'è manco la parola fascista, votate contro. Sia gentile, grazie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento numero 4 si intende respinto con 13 voti contrari e 2 favorevoli. Passiamo all'emendamento numero 5. Grazie consigliera. Rimuovere con priorità le scritte fasciste discriminatorie e offensive nei confronti della memoria dei partigiani e della storia della nostra città, medaglia d'oro alla resistenza, riconvertendole ove possibile in murales e disegni che richiamino la resistenza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? No, signori, siate gentili, non è possibile. Cortesemente, rispettate i lavori dell'Aula, siate gentili. L'emendamento numero... L'emendamento numero 5 si intende respinto con 13 voti contrari e 2 favorevoli. Consigliera, la ringrazio. Il numero 6. A veicolare verso gli organi istituzionali e amministrativi competenti l'indicazione di porre particolare attenzione nel rilascio di nulla osta per aggregazioni temporanee, manifestazioni, conferenze o incontri a soggetti che violino anche tramite l'uso di social network la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento numero 6 si intende respinto con 13 voti contrari e 2 favorevoli. Passiamo all'emendamento numero 7.
Prego, consigliera, la ringrazio sempre per la disponibilità della lettura. Grazie a lei. A mettere in atto ogni forma di collaborazione e coordinamento con tutte le autorità competenti e con le forze di polizia, anche attraverso l'Osservatorio Territoriale per la Sicurezza, come da protocollo siglato in data 9 gennaio 2017, nel costante monitoraggio di fenomeni criminali e nella predisposizione di progettazioni a favore della sicurezza urbana e della legalità, mantenendo alta l'attenzione sul problema della sicurezza sociale e dell'ordine pubblico a seguito dei continui atti di violenza e di intolleranza xenofoba che si stanno ripetendo ormai da tempo nel territorio del settimo municipio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche l'emendamento numero 7 si intende respinto con 13 voti contrari e 2 favorevoli. Passiamo all'emendamento numero 8, emendamento soppressivo. Eliminare la parola estremisti dal comma 1 del primo punto nel dispositivo dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento numero 8 si intende approvato con 15 voti favorevoli. L'emendamento numero 9... emendamento aggiuntivo, aggiungere il seguente comma come ultimo nel premesso che in data 21 maggio 2019 è stata depositata una proposta di deliberazione di iniziativa popolare sottoscritta da circa 1500 cittadine e cittadini del municipio settimo, avente ad oggetto attuazione della 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, contrasto a qualunque attività di stampo fascista e o razzista. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento numero 9 si intende approvato con 15 voti favorevoli. Passiamo all'ultimo emendamento, l'emendamento numero 10, emendamento aggiuntivo, aggiungere al seguente punto come ultimo punto nel dispositivo dell'atto, siano avviati percorsi partecipativi in collaborazione con la comunità educante diffusa del municipio settimo e di tutta la cittadinanza, finalizzati alla realizzazione di progetti di decoro urbano e di abbellimento di spazi, con particolare riguardo per quelli posti nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati dalle giovani e giovanissime generazioni, quali ad esempio scuole e centri di aggregazione per minori, vandalizzati da scritte di stampo fascista, razzista, omofobo, transfobico e sessista, come forma di riflessione collettiva e di riaffermazione della legalità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche l'emendamento numero 10 si intende approvato con 15 voti favorevoli. Passiamo alla dichiarazione di voto sulla mozione emendata. Prego, dichiarazione di voto. Non ce ne sono? Prego, consigliera Biondo. Il Partito Democratico vota favorevolmente questa mozione, abbiamo provato a dare un contributo, non ci siamo riusciti, perlomeno vi sareste potuti astenere, non sarebbero passati lo stesso, ma non avreste dato questo brutto spettacolo di votare contro a delle cose così importanti. Grazie. Cortesemente, cortesemente, non è possibile, cortesemente. Prego, altre dichiarazioni? Il gruppo Movimento 5 Stelle voterà la mozione modificata favorevolmente e volevo solo precisare che il nostro voto era su questi emendamenti che sono, a leggere approfonditamente, emendamenti che abbiamo bocciato, sono emendamenti che abbiamo già abbondantemente discusso e motivato, per cui vederceli riproposti dopo che sapevate esattamente la motivazione per cui li avevamo già bocciati precedentemente, ci è sembrato leggermente scorretto e strumentale, perché invece erano altre le
diciamo, le indicazioni. Purtroppo viene letto a volte un messaggio, non sempre viene letto nel suo giusto contesto, ci dispiace, ma noi la nostra votazione è sempre, come dire, consapevole, per cui ci mettiamo la faccia in un voto favorevole o in un voto contrario. Per questo motivo abbiamo votato contrario. Le motivazioni, ripeto, erano già note, quindi non è che non siamo favorevoli alla chiusura della sede di via Taranto o non è che siamo favorevoli alla marcia di H. Larenzia, ma abbiamo una responsabilità che si basa sulla competenza, quindi non si può votare qualunque cosa, no? Perché ci piace. Votiamo qualunque cosa che è fattibile, questo è il messaggio che stiamo cercando di portare. Abbiamo già detto anche l'anno scorso che riguardo il tavolo della sicurezza, riguardo le scritte, riguardo gli immobili, la Giunta e la Presidente si stanno già impegnando in prima persona e quello che è successo qualche mese fa al Quadraro con l'abbattimento delle case, per esempio, sono atti concreti, non sono chiacchiere. Okay, quindi tutto ciò che è di nostra competenza è impegno della Giunta, non c'è bisogno di specificare cose di cui noi non siamo competenti. E questa è la motivazione con cui pregherei tutti di leggere la nostra espressione. Grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli. Contrari, astenuti. Con 15 voti favorevoli l'atto si intende approvato all'unanimità. Grazie. Passiamo alla proposta di deliberazione avente ad oggetto attuazione della 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, contrasto a qualunque attività di stampo fascista e o razzista. Allora darò la parola prima al Presidente di Commissione, dopodiché interrompiamo il Consiglio e la faccio parlare, ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie. Prego, Consigliere. Grazie, Presidente. Presento veramente in modo sintetico questa proposta di iniziativa popolare per dare l'opportunità poi ai promotori di poterla descrivere nei dettagli. Allora, la proposta di delibera di iniziativa popolare è stata presentata a questo municipio il 21 maggio con una supportata da più delle necessarie firme, più delle 500 firme richieste, circa 1500 firme. E ha nel deliberato, vi leggo, diciamo, le richieste del deliberato, così la presentiamo veramente in modo sintetico. Richiede la delibera. Nella delibera si richiede che la partecipazione a qualsiasi bando municipale da parte di associazioni, società, organizzazioni eccetera sia vincolata alla dichiarazione con la quale il richiedente ed eventuali terze parti comunque coinvolte attestano di riconoscere e rispettare la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana e successive norme di legge, a pena di esclusione o successiva revoca per il non rispetto della norma sopracitata. 2. Che la concessione da parte del municipio di patrocini, sale, spazi e finanziamenti diretti o indiretti sia vincolata ad una dichiarazione obbligatoria con la quale il richiedente ed eventuali terze parti comunque coinvolte attestano di riconoscere e rispettare la
dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana e successive norme di legge. 3. Che sia posta particolare attenzione nel rilascio di nulla osta per aggregazioni temporanee, per manifestazioni, conferenze o incontri a soggetti che violano anche tramite l'utilizzo di social network la dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, che si promuova presso gli organi centrali la definizione di un regolamento per restituire all'uso pubblico le occupazioni abusive di proprietà pubbliche effettuate da parte di associazioni o gruppi che in violazione della Costituzione si richiamano a ideologie o pratiche di tipo fascista, che il Presidente e la Giunta si attivino per richiedere la rimozione di scritte e affissioni offensive di apologia di fascismo e razzismo e richiedere forme adeguate di controllo e prevenzione da parte delle forze dell'ordine in merito. 6. Che il Presidente e Assessore competente in sinergia e coordinamento con gli altri enti e istituzioni promuovono protocolli d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del municipio per iniziative di educazione alla cultura dell'accoglienza, della solidarietà, della sicurezza e della legalità, della conoscenza della Costituzione e dei valori della resistenza antifascista. 7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile senza l'articolo 134 della TUEL. Questa delibera è passata in commissione congiunta sesta e quinta, quelle di competenze, e dopo un ampio dibattito, ascoltati anche i cittadini, in quel frangente ci siamo letti anche il parere del direttore, acquisito anche il parere del direttore del municipio, abbiamo ritenuto di non esprimere in quel momento un parere. Pertanto lo faremo oggi a seguito della discussione. Grazie. Interrompiamo i lavori. Anzi, buongiorno, buon pomeriggio e un sentito ringraziamento per la possibilità che ci è data di poter esprimere la nostra opinione. E prima ancora di iniziare volevo fare anche un omaggio a Tina Costa, ricordando anche che analoga iniziativa sappiamo essere in corso per intestazione di un giardino, di un parco, sappiamo essere in corso nel sesto municipio e che quindi sarebbe opportuno coordinare forse le iniziative, però questo è un po' al di fuori del contesto, ma penso che dobbiamo ricordare Tina Costa per quello che era, senza provare a rispettando il suo pensiero e basta. E quindi io intervengo a nome del coordinamento antifascista e antirazzista del settimo municipio, che è un coordinamento ampio e aperto, che con fatica a volte, ma anche con spirito unitario, ha organizzato la raccolta firme per la deliberazione iniziativa popolare per il contrasto al fascismo e al razzismo che discutiamo oggi. Raccolta di firme che dopo un anno ha portato dei risultati secondo me importanti, in quanto ci ritroviamo di fronte a di fatto un ribaltamento almeno parziale di quello che era la situazione di un anno fa. E comunque per prima cosa io vorrei ringraziare il municipio, ma anche tutte le forze politiche e democratiche, per la sensibilità e l'interesse dimostrato per le tematiche che circa 1500 cittadini hanno voluto portare fortemente alla ribalta e all'attenzione delle istituzioni. Mi riferisco in particolare alla necessità di rispettare la Costituzione e di contrastare chi pratichi o professi comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, sessisti. Devo dire che è stato bellissimo e fresco il rapporto che si è creato in questi mesi fra il coordinamento e la cittadinanza. E parlare con i cittadini, sentire la loro necessità di concretezza e di poter esprimere i loro sentimenti è una cosa che per me è stata sicuramente più piacevole di tante altre situazioni. Permettetemi di ricordare, sono stati letti, ma alcuni aspetti principali, non rileggo la deliberazione di iniziativa popolare, ma volevo ricordare gli obiettivi della deliberazione. E gli obiettivi principali erano che ogni attività pubblica
si trattasse di bandi di gara, assegnazioni, patrocini, utilizzo di spazi pubblici, concessioni o altro, fosse vincolata dalla dichiarazione del rispetto dell'articolato costituzionale, in particolare della 12ª disposizione finale transitoria. Che la parte pubblica, in questa specie il municipio, si impegnasse a richiedere e promuovere le azioni necessarie a restituire all'uso pubblico immobili pubblici occupati abusivamente, si impegnasse a promuovere, non ad attuare, siamo coscienti che il municipio ha dei poteri limitati, che il municipio si attivasse per richiedere rimozione di scritte e fissioni offensive di apologia al fascismo e razzismo e a promuovere forme adeguate di controllo e prevenzione. Su questo l'emendamento presentato dalla maggioranza oggi ci trova sicuramente favorevoli l'emendamento presentato alla mozione, ovviamente non mi riferisco più alla deliberazione momentaneamente, scusate, ma io non sono consigliere, quindi ogni tanto posso avere dei momenti di poca chiarezza. E comunque, mi riferendomi alla mozione, l'emendamento ci trova sicuramente favorevoli. Forse sarebbe stato bene specificare che comunque le scritte andavano in ogni caso rimosse e poi promosse le iniziative culturali e via dicendo, ma ci siamo confidenti che questo impegno sarà comunque portato avanti, quello della rimozione, perché di fatto è un impegno che vogliamo dire in un certo qual senso è perneggia. L'importante è che venga fatto con l'adeguata sollecitudine. Io ne ho una in una scuola che è lì da dicembre del 2018, e che il municipio si attivi, che vengano definiti i protocolli d'intesa, e questo passo è stato della deliberazione, degli interventi nelle scuole, formazione per i valori e della resistenza, è stato riportato nella mozione in maniera esatta. Allora, noi crediamo che la deliberazione potrebbe essere approvata nella sua interezza, in realtà, però abbiamo preso che il direttore del municipio ha espresso un parere contrario, sostenendo, da quanto ricordo, da quando è stato letto nella commissione, che non sia possibile chiedere ai bandi municipali l'esplicita dichiarazione rispetto alla 12ª disposizione finale della Costituzione e successive leggi di attuazione, in quanto si potrebbe configurare una limitazione della concorrenza. In realtà queste precisazioni, queste richieste sono fatte da diversi comuni e parecchie sentenze di TAR, mi ricordo Piemonte, Lombardia e Toscana, hanno detto che i comuni e quindi anche i municipi possono abbondantemente chiedere questo tipo di dichiarazione, perché chiaramente è tutela, anzi addirittura, della pubblica amministrazione. Per questo motivo pensavamo che si potrebbe superare, politicamente parlando, anche l'obiezione del direttore del municipio, in quanto sarebbe anche suffragata un'azione che dovrebbe essere politica anche dai pareri della giurisprudenza prevalente. E non so se si riesce a sentirmi. Noi questa cosa l'abbiamo anche in realtà verbalizzata nella commissione, una dichiarazione scritta in questo senso, e questo lo volevo comunque ricordare. Però cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. E in mezzo pieno dove sta? La volontà primaria dei cittadine e dei cittadini firmatari è che il municipio prenda una posizione netta e dia un messaggio chiaro contro il dilagare comportamenti fascisti e razzisti, che non si manifestano solo con scritte su muri e occupazioni di locali pubblici da parte di organizzazioni che si professano estrema destra e neofasciste, ma anche con aggressioni fisiche e verbali. Ecco, il prendere coscienza da parte di tutti noi che i cittadini hanno questa volontà e che si sono mobilitati in questo senso, secondo me è il bicchiere mezzo pieno, perché finalmente abbiamo dato ascolto a quello che è una esigenza che si sta manifestando sempre più forte. In molte zone del municipio il clima di paura è ormai tangibile, questo lo sappiamo tutti, non c'è bisogno nemmeno di dircelo.
Giova ricordare in questo senso che due giorni fa l'ANPI nazionale ha presentato in procura della Repubblica la richiesta di scioglimento di Casa Pound e Forza Nuova e di tutti i movimenti neofascisti, nonché del sequestro, e presentato richiesta del sequestro della sede di Casa Pound di via Napoleone III. E questo è un punto di riferimento che dobbiamo comunque tenere presente. Alla luce di queste considerazioni riteniamo quindi positiva anche la mozione, anche se ben sappiamo che la mozione è un atto sicuramente meno forte e meno impegnativo di una deliberazione, ma ringraziamo però comunque della disponibilità ad accogliere alcune piccole integrazioni che sono state recepite negli emendamenti presentati dalla maggioranza. Insisto nel dire che sarebbe stato opportuno integrare almeno il settimo, non mi ricordo qual era, emendamento dell'opposizione in merito alla cancellazione delle scritte, ma ribadisco anche che ci aspettiamo che comunque venga fatta. E a questo punto, con lo stesso spirito, raccogliamo l'invito che il municipio ci ha fatto ieri a partecipare a un percorso, tavolo, quello che sia, congiunto, per affrontare i problemi legati al fascismo e al razzismo e per cercare di restituire all'uso pubblico e sociale i locali occupati abusivamente da organizzazioni neofasciste. Ovviamente ricordandoci sempre che poi il municipio non ha il potere di agire per la restituzione, ma ha il potere di chiedere che venga chi di dovere agisca per. Il potere di chiedere, purtroppo, come si dice, chiedere è sempre concesso, rispondere con cortesia, quindi anche il municipio può chiedere addirittura al ministro dell'interno se vuole. E ringraziamo anche per il coinvolgimento che ci aspettiamo del coordinamento antifascista per quanto riguarda il proseguio del discorso dell'intitolazione per Tina Costa, ma soprattutto il nostro più grande ringraziamento va soprattutto alle cittadine e cittadini firmatari che, partecipando alla mobilitazione popolare promossa dal coordinamento antifascista nei mesi scorsi, hanno permesso di raggiungere un importante risultato che rafforza la democrazia e l'antifascismo in questo municipio e in questa città. Dopo un anno di impegno e mobilitazione, i cittadini hanno dimostrato che quando si mobilitano non solo possono prendere il diritto di parola, ma possono raggiungere risultati importanti sollecitando le istituzioni che giustamente a quel punto li ascoltano. Questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere, soprattutto di fronte a un governo nazionale in cui c'è chi si ha la presunzione di pensare di avere il diritto di interpretare la volontà di tutti, quando chiaramente ogni cittadino è uguale a tutti gli altri cittadini e quindi non c'è nessuno che si può arrogare la presunzione di rappresentare la volontà di tutti, anche se è stato eletto. Dopodiché volevo ricordare anche che questo coordinamento sta adesso lavorando su un dossier che riguarda le presenze dei gruppi fascisti nella zona del settimo municipio, e per presenza si intendono soltanto le occupazioni, ma anche sedi, palestre o altri luoghi di aggregazione e di diffusione di una cultura legata all'oppressione, l'arroganza, il razzismo e quindi il fascismo. E speriamo che anche questo sia un argomento che verrà preso in considerazione dal municipio. Per concludere, qualsiasi cosa esca da questa aula oggi per noi è una vittoria dei cittadini che si sono mobilitati per richiedere un impegno formale in una certa direzione. Qualsiasi cosa esca da questa aula è qualcosa che andrà portata ai cittadini e spiegata ai cittadini che hanno firmato questa cosa, presentando il bicchiere completamente pieno, il bicchiere mezzo pieno o come sarà. E credo che quello che si aspettano i cittadini con la loro mobilitazione è che non si tratti di un episodio isolato, ma che finalmente si cominci a lavorare anche per restituire il diritto alla civiltà
all'aggregazione sociale e agli spazi per, come si diceva prima, per la cultura e la formazione sia dei giovani, ma anche di chi meno giovane è purtroppo, ma ha ugualmente necessità di essere formato. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a lei. E gentilmente può chiudere il microfono? Sì, gentilmente, cortesemente. Grazie. Riprendiamo i lavori. Allora, va bene. Eravamo rimasti agli interventi, altri interventi ci sono? Prego, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, perché lo dicevo prima durante la discussione sulla mozione, io sento una responsabilità rispetto a questa delibera di iniziativa popolare, primo perché non credo sia appunto successo negli altri municipi che un pezzo spontaneamente di territorio si riconosce in un percorso, in una necessità di portare all'attenzione dell'istituzione municipale una, non dico un allarme, però la necessità di confrontarci e di agire su le questioni che adesso il coordinamento antifascista ci ha rappresentato. E mi unisco anche io ai ringraziamenti, perché riuscire a organizzare anche nel poco tempo che c'è stato, ma e che è stato messo a disposizione giustamente, perché poi ci sono anche delle regole, dei regolamenti, è stato anche un esempio di partecipazione spontanea, quasi sorprendente. Non so se vi è capitato di incontrarli questi banchetti che ci sono stati poi su tutta la direttrice del nostro municipio, quindi nelle zone più centrali, nelle zone più periferiche. Non so se vi è capitato di fermarvi a parlare con qualcuno di loro e capire le necessità per cui si arrivava a porre la propria firma. Ecco, forse discutere e capire il motivo di questa delibera ci mette fuori da tutta quella discussione che abbiamo fatto fino adesso, perché c'è stata una volontà di contrapporci e di schierarci dentro le rispettive posizioni politiche, perché è questo che fa un atto di indirizzo di un consiglio. Cosa diversa, almeno dal mio modestissimo punto di vista, è quello di una delibera che ci viene da fuori di qua, che non è presentata né dal PD, che non ha alcuna intenzione di rivendicarla, nonostante aveva fatto un tentativo un anno fa, come abbiamo detto e ribadito, ma non è presentata neanche dal Movimento 5 Stelle. È una delibera popolare, di partecipazione popolare. È su questo che dovremmo teoricamente ragionare, non contrapporci. Però è necessario fare un'ulteriore precisazione, perché io temo che dalla discussione che c'è stata nella mozione, è stato questo, diciamo, il motivo e anche un po' il dispiacere che ha anticipato, diciamo, questa delibera, che la ritengo comunque il punto centrale di questo consiglio, è il clima che c'è in questa città. Prima qualcuno ha ricordato la denuncia dell'ANPI sul palazzo di Casa Pound, la richiesta di sequestro che c'è stato, di sequestro preventivo. Tra l'altro la procura ha aperto un fascicolo perché le azioni, è stato dimostrato che le azioni intraprese sia da Forza Nuova che da Casa Pound sono state definite atti di violenza e apologia di fascismo. Ma facciamo un breve, brevissimo, guardiamo agli ultimi mesi. Credo che il nostro consiglio debba pronunciarsi e lanciare un messaggio di solidarietà ai ragazzi del Cinema America, perché mentre indossavano la maglietta, qualche fascistello gli è venuto in mente di obbligarli a levare la maglietta, perché era un simbolo antifascista. Si sono opposti e sappiamo tutti quello che è successo. Qualche giorno dopo una donna è stata aggredita, non perché tanto compagna di, ma una donna è stata aggredita da sola, con la stessa brutalità e la stessa violenza. Poi vogliamo ricordare cosa è successo a Torre Maura,
ricordiamocelo insieme. È successo che è stato impedito l'arrivo di alcuni immigrati in un centro di accoglienza. Poi vogliamo ricordare che cosa è successo a Casal Bruciato? È stata fatta opposizione costruita da Casa Pound e Forza Nuova insieme. Si sono anche ritrovati per litigare a chi dovesse apporre meglio uno striscione per cacciare via quella famiglia di Rom, che era di diritto aveva assegnata una casa. Gli è stato impedire, e ci ricordiamo tutti le barricate che si sono create là sotto, e per fortuna ricordiamo tutti la risposta che c'è stata da parte dei quartieri, delle organizzazioni antifasciste, di un movimento che si è mosso da solo e dal basso, anche indipendentemente dalla politica. Ecco, io penso che se noi ci ispiriamo a questo, aiutiamo, permettetemela questa digressione, ma è necessaria, che quei 22 edifici che sono da sgomberare secondo il Ministero dell'Interno, con una priorità che non si degna neanche di rendere palese, forse quel palazzo di Casa Pound prende priorità 1 e no 22, per esempio, perché se ci si accorgesse che in questa città c'è un movimento che preoccupa e che noi siamo solo una piccola parte, ma è significativo che nel settimo municipio, che purtroppo è stato teatro di atti preoccupanti, perché quando è il bengalese che lavora apre il fioraio e il mini market, e poi c'è la violenza nei confronti dei ragazzi, dei giovani democratici del settimo municipio e nelle sedi del Partito Democratico, e poi ci sono dei rigurgiti fascisti che preoccupano, e quindi c'è qualcosa che nel territorio si muove, io penso che la politica a questo punto si deve fare una domanda e deve cercare di non mettersi sopra, ma mettersi accanto e cercare di accompagnarlo il processo. È per questo che lo dico francamente, lo ribadisco come l'ho già detto in commissione, francamente non capisco perché ci si metta dietro a dei pareri tecnici, perché sono fermamente convinta, e lo dico prima di tutto da consigliera, che la volontà politica di un consiglio può andare oltre le volontà, nelle more e nel rispetto della legge. Ma siamo nelle more e nel rispetto di una legge, ce lo siamo detto, ci sono sentenze del TAR che ce lo dicono, e io penso che la volontà politica diventa fondamentale soprattutto se fino ad oggi e fino ad ora, sono 3 ore che discutiamo e abbiamo discusso di esempi che possiamo vantare nella nostra storia. Allora non credo che sia utile per noi ma per nessuno di noi, riempirci la bocca di valori della Costituzione e misurarci quanto siamo antifascisti, perché permettetemi tutti, forse faccio anche un minimo di autocritica, ma questo abbiamo fatto e credo che non serva la causa, quando piuttosto in una discussione che c'è stata in commissione ci siamo soffermati 3 ore su un parere tecnico, nulla toglie ovviamente alla legittimità e anche alla... Anzi, va ringraziato il direttore per aver posto una questione, ma giustamente lo fa dal punto di vista tecnico, tanto più quando quel parere sappiamo tutti che è non vincolante alle decisioni di un consiglio, e quindi è necessario invece cercare di ribadire quali sono le priorità. 3 sabati fa, a Piazza Re di Roma, Forza Nuova, che è la stessa forza che ha attaccato sulla sede abusiva di via Taranto un cartello con scritto «Diamo alimenti solo agli italiani, è razzismo». Quella stessa forza politica era con un'arroganza che per me è inaccettabile, e sono state fatte le segnalazioni ai vigili, ma non ci devo arrivare a quelle segnalazioni, erano lì. Non ci devono arrivare in quelle piazze, permettetemi, gli stessi che dicono a un italiano sì o no, perché altrimenti diamo cittadinanza a chi dice oggi prima agli italiani, punto e basta. Questi sono i segnali che un municipio, anche piccolo, anche minimo, può dare, e è questo il valore che io metto dentro la delibera che oggi dovremmo discutere. Poi possiamo argicolare e metterci dentro le posizioni politiche rispettive di ognuno,
e possiamo dire quanto siamo stati bravi e quanto abbiamo fatto e quanto abbiamo detto. Possiamo elencare quello che è stato fatto negli anni precedenti al Movimento 5 Stelle, precedenti al PD, nelle consigliature precedenti, possiamo vantarci di qualsiasi cosa, ma non basta se siamo arrivati a questo. Se c'è una delibera popolare che oggi ci pone una questione e le 1500 firme è perché ci siamo fermati, dicono loro, ci hanno detto in commissione. Potevamo portarne di più. Quindi quel movimento, cavolo se si sente, io penso che è qui che ci dobbiamo interrogare, non su quello che abbiamo fatto, vorremmo fare, dovremmo fare i protocolli, va tutto bene, però di fronte a un richiamo, e questo permettetemelo, ma ce lo dite voi tutti i giorni, è un insegnamento che ci date voi tutti i giorni, è un richiamo che fa il Movimento 5 Stelle a qualsiasi forza politica. Però stiamo oggi a discutere di come superiamo, come ci inseriamo o meno una discussione di delibera popolare. Ma permettetemi di dirvi che è un po' assurdo. Io mi sono meravigliata di quel voto di astensione, perché per me su quei valori lì non ci si può astenere. Votare contrario oggi è stato proprio... ma non ci si può astenere. Sarebbe stato meglio non metterci un punto fermo, ma astenerci sui valori della Costituzione e su quello che sarebbe stato giusto fare. Poi possiamo entrare pure nel merito e dire ma quello il municipio lo può fare. Bene, perché non invece di scrivere una mozione potevamo... chiudo. Potevamo, diciamo, anche esercitare meglio la nostra... modalità di incontrarci, visto che abbiamo dimostrato, vi abbiamo ridimostrato che c'è un pezzo di questo Consiglio che comunque una disponibilità, una sensibilità a quei temi, sono anni, è un anno, due anni che presentiamo atti, non è che dobbiamo rivendicarci niente noi qui. Mi scuso Presidente se ho preso più del tempo necessario, però credo che ci sia un momento in cui la politica può anche, diciamo, fermarsi a ragionare, farlo insieme a prescindere dalle proprie posizioni, però su questi temi credo che serva un momento di riflessione un pochino più profondo, grazie. Grazie a lei, volevo comunicarvi che l'orario di chiusura previsto per le 17.30 verrà prolungato il tempo necessario per la chiusura dei lavori. Altri interventi? Prego, consigliere Guido. Grazie Presidente, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento che mi ha preceduto e devo dire che ho ritrovato degli spunti e dei profili di interesse. Sono d'accordo, insomma, cioè, tra le varie cose su altre non sono d'accordo, ma adesso lo dirò, sull'incattivamento, cioè ammesso che si possa dire, della società attuale. È una cosa che mi trovo abbastanza d'accordo e lo sto notando. E sto notando anche che noi come parte politica siamo qui a Roma da una parte specifica. Voglio ricordare per esempio quando la sindaca Raggi andò a Casal Bruciato a parlare con la famiglia Rom e fu subissata, come saprete tutti perché l'hanno detto tutti i TG, di insulti sessisti che non sono minimamente replicabili. Per dire che questo sentore ce l'abbiamo chiaro e come forza di governo tutto quello che è fattibile realmente, vi assicuriamo che non solo l'abbiamo già fatto, che lo stiamo continuando a fare e che lo faremo anche in futuro. Questo è il motivo per cui noi apprezziamo moltissimo l'interesse che i cittadini hanno messo, cioè non solo in questa tematica, che poi anche uno stile di vita, voglio dire, no? Però anche nella pazienza di raccogliere queste firme, eccetera. E per questo li ringrazio. E noi diamo talmente tanto valore a questo atto che quando sento chi mi ha preceduto e dice che ci vi astenete sui valori fondamentali, sulla Costituzione, senza tergiversare ulteriormente su questioni polemiche, voglio dire invece che proprio per accogliere ciò che di accoglibile era, abbiamo fatto una mozione con quei valori, con quel senso, eccetera, eccetera, e l'abbiamo approvata, anche con gli emendamenti che abbiamo noi stessi coordinato con i cittadini, quando l'altro ieri sono andati a parlare con la Presidente Lozzi.
Quindi non c'è nulla da nascondere in questo senso. Quindi dire vi astenete su questi valori, sulla difesa, eccetera, è terribilmente falso. È terribilmente falso. È la prova, ce l'abbiamo avuta 20 minuti fa quando abbiamo votato la mozione. Non parlo assolutamente di Tina Costa, perché quello è un altro caso, però sulla mozione che ha appena preceduto questa discussione qui invece sì. Sulla delibera io ho fatto un intervento già in commissione, in parte ne abbiamo parlato anche nella discussione sulla mozione precedente, e noi riteniamo ci siano dei profili di inapplicabilità tecnica, questo sì. Quindi da un lato i valori si preservano e si tramandano. Oggi noi l'abbiamo fatto con la mozione, proprio prendendo spunto dal lavoro fondamentale che i cittadini hanno fatto per raccogliere queste firme. Oltretutto c'è un profilo di competenza, anche questo lo abbiamo detto, e vi dico anche un'altra cosa, che noi siamo forza di governo. Forza di governo vuol dire che quello che tu voti si fa. Se tu voti qualcosa che anche solo potenzialmente non si può fare, è un problema. Quello che si poteva fare, per cui noi abbiamo la competenza diretta per farlo, noi l'abbiamo inserito nella mozione ed è esattamente quello che abbiamo approvato. Il resto che riteniamo non di competenza, non applicabile, giuridicamente anche pericoloso in taluni casi. Allora, noi come forza di governo abbiamo questa responsabilità che attiene a tutte le forze di governo in tutte le democrazie del mondo, di votare ciò che è davvero applicabile, perché se votassimo favorevolmente a qualcosa, un atto deliberativo che ordina agli uffici fai questo, ma poi gli uffici non lo possono fare, è un problema vero. Al netto delle questioni civiche e politiche, perché quelle sono inserite grazie al supporto dei cittadini nell'atto che invece di indirizzo, che come competenza possiamo mandare come messaggio, come azione anche propositiva, anche come azione di controllo. È questo che diceva il primo punto della mozione sull'uso degli spazi, eccetera, e non mi ripeto perché ne abbiamo parlato più che a sufficienza. Con questo cosa voglio dire? Che come forza di governo noi ci assumiamo, cioè, non solo il senso civico ma anche politico di quello che abbiamo approvato, e anche di quello, io già ve lo dico subito, che non approveremo, perché in alcune parti non è assolutamente applicabile e noi abbiamo la responsabilità civica e morale di votare ciò che invece è applicabile, proprio perché siamo forza di governo e qualunque cosa noi votiamo passa. E questo è il punto cruciale. E già vi anticipo che la delibera non la bocceremo, proprio per rispetto per quei cittadini che hanno lavorato su questa cosa e per quello che poi in parte abbiamo preso anche nella mozione. Quindi dico che, seppur non passabile questa delibera per tutti i motivi che abbiamo detto, per la parte civica e politica fa fede ovviamente la mozione, noi ci asterremo, io lo dico prima, molto prima della discussione, cioè della dichiarazione finale, per essere chiari fin da subito, ma ci asteniamo per rispetto dei cittadini che hanno lavorato in questo senso, perché così com'è atto di iniziativa popolare, noi non possiamo modificarlo, come sapete. Siccome non possiamo modificarlo, abbiamo fatto una mozione che accogliesse quello che realmente e praticamente come municipio e come competenza nostra possiamo fare, al netto della salvaguardia di quegli ideali, di quella storia, di quella tradizione, eccetera. Poi quando uno parla e chi si professa democratico interrompe, si capisce che probabilmente, però non voglio fare polemiche su questo perché invece l'argomento è molto più importante. Quindi chiudo dicendo questo, che per rispetto ci asterremo, perché la delibera così come l'ha scritta non poteva passare, e già l'abbiamo detto in consiglio, in commissione più volte, i cittadini già lo sapevano perché è stato oggetto di discussione, anche se non proprio diretta, con la Presidente Lozzi, però e aver inserito per esempio quell'emendamento su suggerimento dei cittadini all'interno della mozione che dice che questa azione, anche ideale, civica, eccetera, è nata dall'azione di raccolta firme di tanti cittadini, è l'emendamento che abbiamo inserito nella mozione, proprio perché questa mozione si riferisce a quel senso civico e di forza anche partecipativa a cui abbiamo assistito,
e per cui ringraziamo, e per questo per noi ha un senso fondamentale. Io non mi sento di aggiungere null'altro, perché credo di aver specificato tutto quello che avevo in mente, sia sul profilo tecnico eccetera, che può anche non essere importante, ma solitamente non è importante per le opposizioni. Cioè, non perché ci sono loro adesso, ma per tutte le opposizioni in generale, perché quando un'opposizione vota e la maggioranza è contraria, c'è anche la libertà di dire: io sono d'accordo su quella cosa, anche se non si può fare, io te la voto lo stesso, perché questa responsabilità non ce l'ho. Noi come forza di maggioranza invece abbiamo questa responsabilità e ce la prendiamo tutta, e ci mettiamo la faccia, pur mantenendo, specificando, promuovendo tutti quegli ideali, tutte quelle forze, tutte quelle energie positive antifasciste che erano contenute nella mozione, che noi abbiamo scritto proprio per non bypassare la delibera, perché abbiamo riscontrato invece il sudore delle persone che hanno lavorato su questo, e sono cose in cui noi crediamo. Grazie. Grazie, altri interventi? Non ci sono altri interventi? Prego, consigliere Principato. Grazie Presidente. Allora, vorrei chiarire alcuni punti, soprattutto a beneficio dei cittadini. Magari non tutti conoscono le procedure, gli atti e quello che riguarda la vita strettamente tecnica della politica. Quindi ci è stato imputato il fatto che ci asterremo su una proposta di delibera dei cittadini, andremo a votare un atto di indirizzo, una mozione che viene considerato un atto meno forte. In realtà, guardando la storia di questo municipio nell'ultima consiliatura, quindi quella che ci vede come maggioranza, attraverso le mozioni, che spiego sono atti di indirizzo, non sono atti deliberativi ma sono atti di indirizzo nei confronti della Giunta, abbiamo la prova concreta di aver realizzato veramente tanto. Quindi l'importante non è la carta, l'atto che si presenta per realizzare una cosa, ma è la volontà di farla, e su questo ci dovrete giudicare. Nel nostro caso non abbiamo difficoltà, perché a differenza del passato, in cui c'erano quattro sottogruppi di maggioranza che si scannavano tra di loro, e nella giunta gli assessori si scannavano tra di loro e con la presidente del municipio, che mi pare fosse del Partito Democratico, SEL, del centro-sinistra. A differenza loro, noi siamo una squadra, lavoriamo insieme, lavoriamo sui progetti, sia come consiglio di indirizzo ma anche con la giunta, quindi non abbiamo dei rapporti sereni che ci permettono la possibilità di lavorare in squadra. Sul fatto della delibera abbiamo già spiegato che tecnicamente non è passabile, non è presentabile, non perché noi siamo contrari a quello che ci propongono i cittadini, ma perché, come abbiamo spiegato più volte, non è possibile tecnicamente mandarla avanti. E mi dispiace che chi si è candidato come presidente di questo municipio alle scorse elezioni non conosca ancora, dopo tanti anni, le regole base del Consiglio Municipale. Rispetto al contatto col territorio, fare la morale a noi su questa roba mi sembra un po' fuori luogo, perché noi televisioni di proprietà non ne abbiamo, non abbiamo fondi che qualcuno ci manda dall'alto, non chiediamo rimborsi elettorali, noi nasciamo nei banchetti e nelle piazze, quindi la morale proprio a noi è sbagliata. Nasciamo nei banchetti e nelle piazze in mezzo ai cittadini, gli stessi che vi hanno girato le spalle per dare fiducia a noi. E in strada ci siamo sempre, non solo quando c'è campagna elettorale, sotto la pioggia e sotto il sole, 365 giorni all'anno. Quindi da quale pulpito arriva la predica e lezioni sul confronto con i cittadini, non riesco a capirlo. Ah, giusto, noi non chiediamo il 2 per 1000, non facciamo pagare tessere, è gratis da noi. Rispetto alla volontà politica è andata oltre, con una proposta che è stata condivisa con tutti i convenuti a giudizio. Noi abbiamo accettato anche le proposte della cittadinanza, perché è giusto così. Quindi, senza strumentalizzare, e vado sul bicchiere
mezzo pieno. Non ci fate un processo alle intenzioni, giudicateci su quello che facciamo e quello che faremo. Non fate un processo alle intenzioni, venite a controllare e aiutateci questo bicchiere a riempirlo con le vostre proposte. Noi siamo disponibili sempre, non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, mai. Concludo volendo parafrasare qualcuno, faccio una piccola citazione. Sono proprio questi i meccanismi che realizzano quell'egemonia culturale, che cambiano le cose in modo non violento, rendendo efficaci le leggi già scritte, arrivando perfino a cambiarle. Grazie. Cortesemente, altre dichiarazioni? Abbiamo la dichiarazione finale del Presidente di Commissione? No? Va bene. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto? Non ce ne sono. Se non è... Prego, consigliera. Il Partito Democratico voterà favorevole a questa delibera di iniziativa popolare. Prego, consigliere. Grazie Presidente, io in realtà l'ho già anticipato prima, ho spiegato le motivazioni, ho spiegato il senso per cui abbiamo fatto certe scelte, ho spiegato tutto quello che sono stato in grado di spiegare, quindi fondamentalmente non vorrei aggiungere più di tanto, quindi ribadisco l'astensione per la delibera, grazie. Grazie. Passiamo alla fase della votazione. Prego consigliere, cortesemente, si accomodi, grazie. Favorevoli. Contrari. Astenuti. State gentili, cortesemente, non è possibile applaudire. L'atto si intende non approvato con 12 astenuti e 2 voti favorevoli. Grazie. Possiamo concludere? 17:45, chiudiamo i lavori. Grazie.